Hello. Salve gente. Hai un po' più di 10 anni. Come va? Non so cosa vi riferite. Non ero pronto. Ma perché dopo io sto facendo la live? Questo time skip indietro nel tempo. Come va gente? Come va gente? Stasera Pokémon Xenoverse, andiamo avanti. Adesso i video di Monopoli con il DJ hanno senso. Sì, di sicuro funziona così. Certo. Che succede? Sondaggio. È una replica sta live. Time skip al contrario. Il superpotere? Che opzioni sono? Io direi che è una replica. Ecco perché niente storia di Insta, vero? Sni? All'incirca, sì.
La c'è motivazione, non sto capendo. Volevo tagliarla. C'è molta una ragione dietro. Ho un meme in mente adesso. Ho registrato per domani il video di Reddit, quindi domani uscirà il video di Reddit. In giovane 10 anni non è male come superpotere. Certo. Adesso mancano i capelli. No, i capelli sono comunque lunghi. I capelli sono comunque lunghi. Però da quando avevo i capelli così non mi sono mai tagliato la barba. Più che altro era per questo. Mi sono detto, non mi sono mai visto con questo taglio di capelli qua senza barba. Quindi ho detto, tagliamo la barba. Poi non so se farla la crescere o meno. Però volevo farlo. Divorce ti è evocato da un altro universo. Certo, esatto. E non sei più greve a forma gala. Non sono mai stato greve a forma gala. Mai stato. Nei video si è già tagliato la barba? Sì. Sì, certo. L'ho registrato oggi, mi sono tagliata ieri sera. Come si toglie la sub? Alla prossima solo baffi? No, non credo. Quello non credo. Ma di una volta deve uscire la seconda parte del video. Sì, deve uscire la seconda parte del video. Non esce domani. Perché ieri alla fine mi sono preso il pomeriggio e la sera di riposo perché ho distrutto. Quindi mi sono un pochino riposato perché non ce la facevo più. Se no, oggi sarebbe uscito Reddit e domani Hollow Knight. Però è tutto slittato avanti in un giorno perché ero troppo stanco. Che hai fatto ieri? Praticamente niente. Ho giocato senza pensarci molto a Genshin Impact così. Mezzo tormentato. Poi alle 11 ho detto, ok, sono le 11, sono andato a dormire. È troppo stanco. Non sapevo che Gary avesse un fratellino. Cioè, se Babbo l'ha distrutto fisicamente e mentalmente. No, era già... l'avevo tagliata dopo. Il vecchio Gary è tornato. Ma non fai più mamma mia in live? Non l'ho fatto perché eravamo sempre impegnati con altre cose, come sempre. Eravamo impegnati con altre cose, appena... Adesso abbiamo finito Spider-Man Miles Morales, possiamo anche andare avanti con Mamma Mia 2. Che avevo iniziato il super mondo di Rabbè Rosso per finirlo prima o poi. Ma ora che è finito Spider-Man cosa potrei al suo posto? I don't know. Non lo so. Però stasera Xenoverse. Ho provato a fare delle cose off camera dalla scorsa volta, ma alla fine non sono riuscito a fare molto. È troppo lento. Non riesco a fare troppo perché non posso dire tipo ok basta. Cambia talmente poco, me ne frega nulla. Andiamo avanti. Perché ne ho nascosto i trofei della PS e volevo vederli? Perché avevo nascosto un sacco di roba per essere sicuro non si vedesse la PS5. E poi chi se ne frega. Non c'ho niente di trofei. Non c'ho nulla. Non giochi per i trofei. Novità per le 12 ore? Ancora niente, non so dirvi ancora la giornata per quando la farò, però c'è comunque il piano di farlo presto. Il progetto di SoulSax è per essere in realtà, sì, lo potrei in live sul canale. A questo punto è in live. Tutti i SoulSax che gioco volentieri in live, in video è un diventerebbe un casino, no? Non penso che lo farò in video. Lì poi inizieremo anche quella cosa lì. Però non so quando. Inizieremo con Demon's Souls appena diciamo ho creato pure un po' di spazio per Demon's Souls. Perché non vorrei iniziare Demon's Souls anche mentre stiamo facendo Xenoverse. Perché poi rischiamo di avere tutte e due soltanto un giorno Xenoverse, un giorno Demon's Souls, un giorno Xenoverse, un giorno Demon's Souls. Se fosse un po' troppo ripetitivo. Voglio fare anche altre cose con le live, quindi sto cercando di evitare di mettere troppa roba contemporaneamente. Io voglio Repentance il prima possibile. Ma Repentance ha mandato una data d'uscita? Forse è un altro come si dice?
non product placement. Temporary placeholder, grazie. Allora, se non sbaglio c'è uscito un altro placeholder, ma non sappiamo ancora la data corretta. Però dovrebbe essere... Non mi ricordo se è il primo quarto o secondo quarto dell'anno. La PS5 l'ha messa sul piedistallo anche se sta in verticale, vero? Sì, perché me l'avete rollato in 150.000. Io non credo cambi un cazzo, però l'ho fatto. I DLC di Cuphead pensi di portarlo in video? Sì, penso di sì. Ho giocato tutto il resto in video. Lo finisco in video a questo punto. Tanto non so quanto sarà lungo, ma l'intero gioco la scorsa volta l'ho fatto in 6 video massimo. Non è un problema. Un malato che conosco più senza barba. Falla crescere ora. Mi è piaciuto Spider-Man Miles Morales? Sì, mi è piaciuto Spider-Man Miles Morales. Per alcune cose ho preferito di più rispetto all'originale, per altre cose ho preferito di meno. Se si riscalda più velocemente si rovina. Non saprei perché si dovrebbe surriscaldare. Mi aspetto un DLC che non costi più di 10 euro. Dipende quale sarà il progetto, non sappiamo niente al riguardo. Potrebbe anche costare 30 euro se è 3 volte grande il gioco base. Farebbe la pena a quel punto. Però non sappiamo niente al riguardo, quindi per il momento possiamo tanto aspettare. Sappiamo che esiste, ma... nient'altro. Ti posso fare una domanda? Se ti capita di essere incazzato in una giornata nuova, in live comunque o preferisci saltare? Dipende dalle volte. Alcune volte sono proprio del tipo, no, non vado in live perché non avrebbe niente interessante. Alcune volte ci vado comunque in live e alla fine quello lì un pochino mi regge anche il mood. Quindi dipende dalle volte. Secondo me, se per te non è un lavoro eccessivo, ci starebbe fare qualche highlights dei Souls giocati in live sul canale principale. Sto pensando quest'anno di provare a fare anche qualcosa di più... di contenuti che ho portato in live, ma forse un pochino... maggeggiati per trasformarli in video. No, sto pensando a una cosa del genere anche per quest'anno. Vedrò. Mi è accesso ad andare in live incazzato? Non c'entravamo noi, vero? No, è soltanto perché ci sono alcuni giorni dove c'è qualcosa che non va bene, sei un pochino giù di mood e non lo fai. O fai la live e vengo incazzato un minimo, però non credo si veda molto anche quando succede. È sempre colpa tua, psico, certo. Riusciremo ad avere punti reali per 12 ore? Non credo. May actually be sometimes. E avessi incazzato? No. Appena finita la live dovrò ancora editare un pochino di Reddit, quindi... penso che finiremo comunque alla solita ora. Però c'ho ancora un po' di lavoro da fare oggi. Poi appena chiude scoppia a piangere, certo. Ovviamente, sono a cosa. Chi è questo signore sbaffuto? La dimostro, non so quando inizio, ma relativamente presto. Soon. Cioè, sarebbe già più interessante avere i punti canali con i pronostici. I pronostici infatti mi piacciono un sacco. E lì è una figata pazzesca i pronostici. Mi piace un sacco come aggiunta. Io non dimentico la live di essere incazzato col piccione 4K perché spamava sul livello di Mario Maker 2. Non era incazzato soltanto, è tipo il genitore non arrabbiato ma deluso. È tipo, io ti avevo avvisato, ti avevo detto questa cosa qua, ti ho detto di non farlo. Quando ho pensato di fare la live 12 ore? Secondo me sarebbe bello farla quando ci mostra Rise. Rise esce tipo a fine marzo. Ti sembra che lo faccia a marzo? No. La live 12 ore di sicuro succede durante gennaio. Spero nella prima parte di gennaio anche. Voglio organizzarla per bene, però. Dopo un indo scuro, che era fai su Hollow Knight? Lo dovrai vedere nel prossimo video di Hollow Knight.
Ma come funziona il multicanale? Sono una cosa aggiuntiva che ricevono le persone che stanno guardando la live. Più tempo guardi, più punti canale ricevi. E con quei punti li puoi ricevere dei reward aggiuntivi, impostati dallo streamer del momento. Ci sono anche dei reward standard, tipo: ehi, metti questo messaggio evidenziato in modo che lo streamer lo legga, che non mi fa impazzire. Oppure sblocca qualcosa. Non mi fanno troppo impazzire i reward base. Quindi penso che saranno tutti personalizzati. Perché non li metti? Perché voglio farli per bene. Arriveranno, ma non adesso. Come possiamo resistere fino al prossimo episodio di All Night? Ci sta 2 giorni. Domani esce Reddit, dopodomani esce quello di All Night. Non ci vuole troppo. Dici che avremo qualche notizia su Breath of the Wild tra poco? Tra poco dovremo avere notizie da Nintendo in generale. Perché l'unica cosa che sappiamo uscire al 100% è 3D World Bowser's Fury, che esce a metà febbraio. Quindi prima di metà febbraio devono fare o degli annunci importanti o una vera e propria Nintendo Direct. Il che potrebbe anche riguardare un ipotetico annuncio di un nuovo gioco Pokémon, potrebbe riguardare appunto una Nintendo Direct vera e propria dove ci annunciano roba per il resto dell'anno, eccetera eccetera eccetera. Nintendo Direct, aspetta e spera. Adesso avrebbe senso farlo. Secondo te nella prossima Nintendo Direct annunceranno anche un'ipotetica Switch Pro? Non lo so, con il fatto che la Switch attuale sta ancora vendendo mostruosamente bene, non so quanto è il loro interesse a fare una cosa del genere, non è vero. Al massimo una mini. Sì, che può essere una mini, una Nintendo Direct, una Pokémon Direct, una Smash Direct, una Partner Showcase. Qualsiasi cosa dovrà uscire molto presto. L'anno scorso, infatti, tipo, se non sbaglio, a gennaio c'era stata la Smash Direct e la Pokémon Direct. Soltanto a gennaio, quindi qualcosa deve uscire da loro, ma non sappiamo cosa. Potrebbe essere di tutto, quindi. Nintendo ha confermato che la Switch è metà del suo ciclo vitale. Sì, dura 7-8 anni come sapeva. O come si pensava. E come dura la console. Ma perché dovrebbero annunciare una nuova Nintendo Switch Pro? Perché è una cosa che fanno. Non ho sempre fatto. La gente la richiede anche, quindi. È molto probabile che ci stiano lavorando e la vogliono fare. Facessero una Direct con data di Breath of the Wild 2 e annuncio del nuovo gioco Pokémon, sarebbe valsa l'attesa. Sì, sarebbe già una super Direct. Ma al momento attuale secondo me c'è un sacco di roba da parte, basta dare delle minime informazioni e tirano fuori una Direct incredibile. Tipo Bayonetta 3? C'è stata un'intervista poco tempo fa dove il creatore diceva lo sviluppo sta andando bene. Ok? E? Sta andando bene e? Metroid Prime 4 ormai dovrebbe essere a buon punto del suo secondo sviluppo. Breath of the Wild dovremmo scoprire la data tra poco. Progetti da parte che c'è Nintendo molto probabilmente sono già a buon punto, quindi. Pokémon di sicuro stanno già lavorando al nuovo gioco. C'è di sicuro roba di cui parlare. Ho provato che la nuova generazione Pokémon esca su un'altra console. Molto improbabile. Molto improbabile. La nuova generazione Pokémon o è il prossimo anno o tra 2 anni? È difficile che esca su un'altra console. Hanno messo provato il video dell'annuncio dei DLC di Pokémon per evitare di far confusione, siccome è uscito a gennaio la notizia. Molto probabilmente questo mese avremo un big annuncio da Game Freak, si spera quasi buono. Beh, è quello che fanno ogni anno, quindi è normale. Secondo me annunciano la Wii Pro. Giusto per fare un po' di confusione. Nuovo Fire Emblem.
C'era un rumor, se non sbaglio, su un remake di un vecchio Fire Emblem. Forse mi ricordo male io, non lo so. Siamo nel periodo dell'anno bello, insomma. Si vedrà. L'anno scorso non ho annunciato niente proprio di Nintendo, soltanto la Smash Direct e la Pokémon Direct. Quindi si vedrà. Io voglio Wii Sport con il Ray Tracing 4K, cioè. Saputo le mostre anti-dark di domani? Sì, lo so, però non penso di guardarlo, perché non mi interessa troppo. Frozen! Grazie al Red con 97 utenti! Difendete! Difendete! Colpo di scena Game Freak smette con i Pokémon e fanno un gioco su Digimon. Non credo. Ti sei rasato, what? Mi dispiace. Stavamo parlando prima di giocare a Pokémon Xenoverse, perché oggi andiamo avanti con Pokémon Xenoverse. Stavamo parlando appunto di quando usciranno la prossima Nintendo Direct / Pokémon Direct / annunci di Nintendo nel prossimo periodo. Sì, mi sono tirato la barba. Perché? Volevo provare. Nessuna ragione. Devo difendere. Sì, calmi. Che con Frozen spammiamo sempre troppo a lungo, dovete calmarvi. Calmarvi, in generale. Speriamo di non avere come l'anno scorso una primavera ricca di giochi e l'estate / inizio autunno vuoto di giochi. Primavera ricca di giochi, cosa c'è in primavera? C'era Animal Crossing. Eh? C'era altro primavera l'anno scorso? C'era Animal Crossing? Eh? L'estate c'era Paper Mario? Persona 5 Royale? Persona 5 Royale è... non è Nintendo però. Ah, dite in generale. Ma è normale, d'estate ci sono sempre meno giochi. È normale come cosa. D'estate c'è meno giochi e videogiochi e vengono sempre lasciati meno giochi. È normale. I capelli sono uguali. I capelli sono sempre lunghi. Sì, è normale appunto che ci sia meno giochi in quel periodo lì. È sempre stato così, non è una cosa dell'anno scorso, è sempre così. Po'. Attenzione, non mi uccidere. Ok, non mi ha troppo ucciso. Scatafrao. Yeah. Ok. Scatafrao, certo. Shit. Ok. Allora, vorrei dei nuovi giochi con i Mii. Stavo pensando che da Switch praticamente non li usa più per niente. E non so quanto la Wii U li utilizzasse, quindi non ho idea. Dalla scorsa volta ho fatto un paio di cosette. Ho cercato di farmare un minimo... Ho cercato di farmare un minimo nelle zone dove potevo farmare... Le zone con i problemi dimensionali sperando di ottenere una Xenolite, ma non ho ottenuto nessuna Xenolite. Quindi ci ho speso un pochino di tempo dentro, ho guadagnato pure 0 punti esperienza, quindi il team non è salito di livello, però ho cercato di farlo. E ho cercato pure di ottenere una pietra gelo per Ikilu, che a questo punto qua l'ho ottenuta. Perché se appunto sconfiggi gli Ikilu nella zona dove compaiono gli Ikilu, a random possono dropparti una pietra gelo. A caso, non so perché. Però adesso a questo punto qua l'ho ottenuta. Ho pure cercato un secondo di cambiare un paio di cosette. Vedere casomai su quale Pokémon potremmo allenare o meno. Però non sono ancora molto deciso al riguardo, quindi per il momento non lo so. Però sì, facciamo evolvere Kilo.
Ho la pietra gelo per far evolvere i Kilu finalmente. Intanto la Wii U ma il 3DS. Non lo so. Qua. Una pietra gelo. Io non so come mai, poi tra l'altro in passato non l'avevo trovata, perché avevo pure farmato un pochino in quella zona lì, ma non ho mai trovato la pietra gelo. Non so per quale ragione. E per il resto non ho fatto nient'altro. Non credo di aver... ho fatto un minimo di backtracking, ma non ho trovato niente di speciale. Niente di che, se non sbaglio. Quindi adesso la pietra gelo. Unlucky? Penso di sì. Perché non mi dice che posso usarla su di lui? Non importa. Funziona? Funziona. Vediamo come si evolve. Non è male. Milomut. 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 Non so come si pronunci. Però lui è bello. È sempre normale ghiaccio? Sempre normale ghiaccio? Sempre normale ghiaccio? Non mi fa impazzire il tipo normale ghiaccio? Speravo lo prendesse il tipo normale, onestamente. Che oggetto ha l'Electabuzz X? Tipo carbonella o qualcosa di, per il combattimento. Non c'ha l'Axe Evolito, come si chiama? No. Milmut. È quello che ho detto, no? È esattamente uguale a quello che ho detto io, mi sembra. Eccolo qua. Pokémon freddo cane. Pokémon estremamente fedele e intelligente. Impiegato nel treno delle slitte, riesce a fiutare la strada più sicura nel mezzo di una bufera. Ok. Adesso ce l'abbiamo. Il fatto è che è uber debole al tipo lotta in questo modo qua. E il tipo normale non gli fa guadagnare nulla di forza. Forse non credo sia immune al... forse è immune al tipo spettro. L'unico lato positivo sarebbe quello, forse. Non lo so. Però a momento attuale ho messo lui in spada semplicemente perché sì. Ho levato un attimo l'Ectabuzz soltanto perché l'Ectabuzz è anche un livello superiore rispetto a loro due. Quindi forse faccio salire di livello loro due. Non lo so. Però è nuovo, quindi lo proviamo un attimo. Forse potrei levare Soflovio. Leviamo Soflovio e mettiamo l'Ectabuzz. Meglio. Molto meglio. È immune allo spettro, ok. L'altro positivo di quel tipo lì è immune allo spettro. Il problema però è debolissimo a altro. Forse regge meglio il fuoco, non credo. Soflovio torna quando posso farle evolvere. In modo tale non posso farle evolvere per nulla. Non ci posso fare niente. Fai evolvere la chimera, non so farlo. Non lo so fare. Ma il normale cosa è efficace? Il normale non è super efficace contro niente. È un tipo un po' di merda. Secondo me dovrebbero cambiarlo un po' come funziona. Però avevamo fatto la... Oh. Abbiamo fatto la quinta palestra. Abbiamo iniziato a fare la quinta palestra. Sono scappati i prigionieri di prigione. Adesso dobbiamo sconfiggerli, quindi sconfiggiamoli. Ci hai beccati, maledetta! Ma ciò non vuol dire che la nostra latitanza sia finita. Anzi, approfitteremo dell'occasione per toglierci da piedi un fastidio come te. Va bene. Oh, perché due Pokémon? Non mi aspettavo due Pokémon. Tra l'altro 35. Ok. Tra l'altro 35. Entrambi di tipo buio. Qua delle mosse di tipo lotta sarebbero buone. Switchiamo lui, switchiamo lui, dai. Facciamo così. La Xenolite non l'ho ancora presa. No, perché non riesco a tenerla per ora. Alito gelido sopra di lui, giusto? Ex squirmienta! Vai Electabuzz! Electabuzz! Mi piace pensare che Electabuzz fa questo rumore qua quando entra in campo. Ehi, shottato. Excam da chi si evolve? Si evolve da Peckabone. Non mi piace che Pokémon sovrappongano. Era così anche in quinta.
Ah, è fuoco all'energia. Buono. Colpo basso. Fagli male. Te. Alito gelido. Fagli male. Quanto fa male lui adesso? Spero che l'evoluzione di Kilu sia meglio. Ecco. Milo mute. Spero che sia un pochino meglio a resistere gli attacchi. Buono. Ok, buono. Sconfitto. Odio il buonismo dilagante dei racconti moderni. Il bene deve sempre tenere a fare e tutta quella roba lì. Un giorno tutto questo cambierà, puoi giurarci. Sono tornati nelle celle. What? Il Kilo tra l'altro dovrebbe essere buono in in attacco fisico, no? Sì, attacco fisico. 69 di attacco e 69 di difesa. 96 di vita. Ok. Aumenta l'illusione quando grandi. Ah, ok, va bene. L'aumento dell'attacco speciale non mi aiuta molto. Non ha una buona natura, però non importa. Ok. Dove sono gli altri prigionieri? Non lo so. Te siamo dei prigionieri? Mi sa di sì. Ah, come ho fatto a smascherarci? E va bene, ora te la vedrai con le sorelle Maria e Serafina. Saranno nascoste con una tuta da Miltank, va bene, giusto. Non usarla più potresti rovinare le statistiche, no, non ti preoccupare. Va bene così. Ah, qua non dobbiamo anche switchare. Sembra Pokémon di tipo buio. Però sono buio, non sono spettro. Sono buio, non sono spettro. Tra l'altro Rexquam e Milomute sono il team brutto colpo. Uno c'ha gli oggetti per fare sempre brutto colpo, una mossa per fare brutto colpo, l'altro c'ha il brutto colpo assicurato. Esatto. Ottimo team, buonissimo così. Milomute colpisce. Brutto colpo. Buono. Buono. Vento in coda. Ah, adesso siete più veloci. Adesso siete più veloci. O forse no. O forse no. Perché faccio così. Faccio così. Gelo scheggia. Tac. Sono più veloce io. Fregato. Altro che vento in coda. Bastardo. Rexquam è troppo forte come Pokémon. Mi sembra molto buono Rexquam. Insomma parecchio buono. Granzia, vabbè. Oh no. Granzia. Mi ha fatto 10 PS. Oh no. Come farò ad andare avanti ora? I prigionieri credo siano tutti. Mi sembra. Se inizia il terremoto fa le buche. Appena c'è il terremoto glielo do volentieri. Che tu sia dannata. Le tenute sono tornate a casa. Va bene. Ce ne sono altri. Non dovrebbero. Dovrebbe aver finito, no? Io me ne ricordo 4. Dimmi. Ora che più nessun ostacolo si intrappone tra te e il capolessa, sei pronto per la sfida finale. Ma se vuoi un consiglio, fai sì che i tuoi Pokémon siano nel piano delle forze. Lo sceriffo è un tipo tosto. E ti aspetto dentro e come al solito faccio tipo per te. Ok, quindi sì, ho preso tutte e 4. Perfetto. Ne ricordo, infatti ce ne fossero 4. Perché il personaggio femmina? Perché no? Mi ha fatto far evolvere Scarclue, io non ci riesco. Te lo spiego un NP5 sta zona qua, se non mi ricordo male. Si dice che portando Scarclue nel cimitero e interagendo con le lapidi accadò qualcosa di strano. Fatto. Tu dici questo NP5. Ho detonato l'old game, mi dispiace gente. So che è un trauma, ma va così. Succede questo ogni tanto. Quindi se tipo spettro è debole. Lo spettro è debole. Lo spettro buio. Cos'altro è debole lo spettro? Psico? No. Sì? No. Non me lo ricordo. Ho interagito con tutte le lapidi, ma niente. Devi salire di livello in quella stanza lì. Basta.
Ok, quindi soltanto spettro e buio. Ok, mi ricordavo bene. Salve te. Salve un secondo prima. Chi vogliamo mettere davanti? Se Spettro, Wisteract e Rexquiem sono buoni. Milo Mute c'ha una mossa di tipo buio. Electabuzz può fare danno da fuoco. Shulon può essere un tank. E Arrok può paralizzare. Credo che sia la solita tattica. Teniamo Rexquiem per più avanti. Forse andiamo di Wisteract. È un po' rischioso, ma andiamo di Wisteract. Possiamo colpire con Funesto Vento. Che non è la migliore mossa. Spero di sbloccare presto Palla Ombra, però va bene. Il fatto è che non posso vedere che strumento occupa Giazzo. Se non sbaglio c'ha l'asta spettro, quindi dovrebbe andare bene. Iniziamo con Wisteract. Allora, com'è andata con il recupero dei Fuggiaschi? Pensava che ne fosse all'oscuro? Io sono al corrente di tutto ciò che avviene in questo penitenziario, inclusa la fuga di quei desperados. A dire il vero, sono stato io a promettere tutto ciò accadesse, così da poterti mettere alla prova. Spirito d'osservazione, coraggio e voglia di mettersi in gioco. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono un allenatore più di ogni altra cosa. Devo dire che non hai tradito le mie aspettative. Hai dato prova di tutto ciò a cui... Di tutto ciò è racciuffato quei ladruncoli in un battibaleno. A un uomo di sapere basta osservare le ombre degli uomini per carpire i loro sentimenti più reconditi. Starei pensando quanto sia stato irresponsabile lasciare dei malviventi a piedi libero, vero? Non ti do torto, ma puoi dormire sogni tranquilli. Se avessi fallito, la città non avrebbe corso rischi. Certo, sarei dovuto intervenire io, ma mi hai risparmiato la seccatura e te ne sono grato. Inoltre dal tuo intervento hai dato modo al mio estro di esplodere come un fiume in piena. Era da tempo che non mi immergevo così di capo nella scrittura, ma ora bando alle ciance. La tua sfida è stata interrotta in media stress ed è tempo che si concluda con un gran finale. La lotta con capolestra. Perdono lo sgarbo, non mi sono ancora presentato. Adoro quando nei romanzi i personaggi entrano in scena per poi rivelarsi solo dopo. Ebbene sì, io sono Crisante, sceriffo e capolestra della contea di quello. Orsù, preparati ad affrontare i miei tenebrosi Pokémon di tipo spettro. Quanto parla? Abbastanza. Vai. Lampent! Oh, potremmo iniziare con... mi cambia pure il vestito durante il combattimento. Potremmo iniziare allora con... con Shulong volendo. Volendo. È livello 34, Non è male. Siamo al circa livello giusto. Non c'è molto bisogno di farmare in realtà al momento attuale. E poi lentissimo, per questo non lo faccio. Forse per sicurezza potrei switchare a Shulong. Giusto per sicurezza. Tanto un colpo dovrebbe riuscire a resistere logicamente. E almeno così non evitiamo un brutto colpo assicurato. Se perdiamo dopo iniziamo con l'altro. Buono, così mi deve fare pochissimi danni. Quanti me ne ha fatti? Ne ha fatti 4. Mi ha fatto 4 danni. Beh, non male. Idrovampata. Ok. Palla ombra, ok. È possibile che mi dia l'MT palla ombra alla fine del combattimento, non sarebbe davvero male. Hai tubo fuoco, non è un problema. Ci credeva così tanto quel Lampet. Lampet è bello. Tra l'altro, che Pokémon X avrà? Perché avrà un Pokémon X non spettro che diventerà spettro. È possibile che sia Sharpedo? Maybe. Palossand. Palossand è terra. Terra è debole comunque all'acqua, no? Nel caso lo tengo per il momento. Ok, 36. Ma porca va! Prego, Pat. Ok. Prossimo turno muoio, ma mi va bene. Ma ogni volta sti cazzo di Palossand e Sandygast c'hanno la mossa contro l'acqua, ogni volta. Ti curi di 6 punti vita massimo. Boh. Usa la Vaux Ball, non credo, non mi sembra una buona idea qua. È debole comunque al ghiaccio. Facciamo ghiaccio.
Ghiaccio è debole a... cioè, terra è debole a ghiaccio, no? Yeah. Come ho fatto anche che i recenti giochi Pokémon ti dicono cosa è super, super efficace contro cosa, me ne sto un po' dimenticando a memoria su come funzionano. Perché non ho troppo necessità di ricordarmeli, me lo dice il gioco cosa devo fare, quindi... sto facendo un po' di fatica, me ne rendo conto. Scarfasmo. Scarfasmo era... abbiamo già incontrato Scarfasmo, se non sbaglio. Chi era? Era la pre-evoluzione di Scar... penso di sì. È la terza evoluzione, se non sbaglio, di quella, di quel Pokémon lì. Il Frankenstein. Sì, Frankenstein. Che era... Non era folletto, era psico... spettro, forse? Ah, ritentiamo Milomut, va bene. Se è spettro psico dovremmo essere buoni con mosso. Non è la mossa migliore di Milomute, però va bene. Beh, comunque non è male. Sottomissione. È una mossa di tipo lotta. Però si è fatto male anche lui, ce la facciamo. Dai, che Ikilu è diventato utile. Ikilu è diventato utile. Mamma mia, ce l'ha fatta. Ha perso il braccio. Ikilu, ce l'hai fatta. Ora, che Pokémon ha di tipo spettro? Che Pokémon ha di tipo spettro? Cacturn. Oh, Cacturn spettro. Sarà erba spettro? Possibile? Vabbè, Rexxion comunque c'ha notte sferza per fargli male. Cacturn X. Cacturn X. Ah, comunque vuoi, ok. Ha senso. Ci sta. Capito. Lui è un cowboy, quindi c'ha il Pokémon cowboy. Quasine ci sta? Ci sta. Non te sferzo, dovrebbe... falli. No, un brutto colpo l'avremmo shottato. Aia. Vabbè. Dai che questa palestra è andata bene. Easy. 38. Mi ha ucciso? No, non mi ha ucciso. Buono. È brutto il Pokémon originale. No, mi piace Cacturn originale. Non so se preferisco Cacturn originale o lui. Forse preferisco Cacturn originale perché mi piace di più il colore. Questo era più smorto. Capisco perché, ma era un po' più smorto. Nella verità davvero eccelso, giovane. Saresti un ottimo protagonista di romanzi, sai? E i miei più sentiti ringraziamenti per le emozioni che mi hai fatto provare con questa lotta serrata. Senza dubbio, le tramuterò in fonte di ispirazione per i miei prossimi racconti. In quanto capolessa della contea ti conferisco l'emblema del mio status di sceriffo. È un simbolo di ordine e disciplina, due aspetti che ho riscontrato nel tuo modo di lottare e di riflesso nell'allenamento in cui certamente sottoponi i tuoi Pokémon. Prendi, la medaglia desolazione è tua ora. Quinta medaglia. Quinta. Se sbaglio, quinta. Sì, quinta. Va benissimo. Dammi palla ombra. Le stelle hanno sempre avuto enorme importanza nella storia della nostra regione, di cui sono il simbolo. Esse, col loro antico lume, rendono chiare e limpide anche le notti più buie. Ma è pur vero che più intensamente brilla la luce, più l'ombra che produce è fitta e oscura. Per cui, più il tuo coraggio farà ardere gli animi dei tuoi Pokémon, più questa MT sarà efficace. Prendi pure, considera un regalo del sottoscritto. 30. Palla ombra, giusto? Hai mai sentito parlare dei concetti di doppio? Ciascuno di noi ha in sé un lato che tiene ben nascosto dal proprio, nel proprio subconscio, l'ombra. Negando la luce e ignorando che, senza di essa, la sua esistenza sarebbe vana. Questa cerca di espandersi al pari del suo opposto simmetrico. Una volta raggiunta la forma propria, si separa dal corpo principale, ma pur sempre vincolata in un modo o nell'altro a ciò che l'ha creata. E questo è il concetto alla base dell'universo, nonché della mossa palla ombra contenuta in quell'MT. Nice! Fanno buon uso. Perdonami se mi sono lasciato trasportare dalla poetica, ma è davvero scosso il mio animo nelle fondamenta. Sarà meglio lasciare che l'inchiostro guidi le mie dita. Che le stelle illuminino il sentiero su cui volgerai i tuoi passi, Frusfitz. Ok. Ho palla ombra, posso insegnarla a Wisteract. E sono anche scomparsi tipi là in basso? Lo dico, parla troppo. Eh beh, è uno scrittore, quindi la fanno parlare troppo. È rappresentato in questo modo qua, ci sta. Curami!
Curami, curami, fammi ragione, curami, trago, curami. Ok. Emmetti. Palla ombre. Questi menu non funzionano molto bene. Palla ombre. Ah, tanto ho scaricato la versione 1.07 del gioco, ma non l'ho installata. È venuto in mente adesso. Stiamo ancora giocando alla 1.01. Vabbè. Maledizione non mi serve. Funesto vento mi può aumentare statistiche. Non so se ne vale la pena tenerlo. Cioè, non so quanto utilizzare comunque. In realtà resta tanto palla ombra. Cioè, non credo. Volevo. Non so. Comunque non mi trovano troppo utili queste mosse qua. Questa è buona contro un Pokémon X forte. L'ho scaricata per collezionismo, sì, certo. Come ho scaricata l'1.05 non me la faceva estrarre. Vabbè, dai, leviamo maledizione, tanto non la utilizzo. Forse la potrei utilizzare, dai, l'ho utilizzata in passato. Mettiamo palla ombra, dai. Sì, maledizione per boss fight è buona. Infatti, ci ho pensato, ho detto, io in passato ho utilizzato maledizione in modo sensato. Potrebbe avere senso tenerla ancora. Potrei anche segnare la Rexquiem. Ha senso dalla Rexquiem? Rexquiem è forte in attacco fisico. Non ha senso troppo dargli questa volta. Va bene. Possiamo andare avanti, quindi. Possiamo andare avanti. Ok. Salvo di nuovo perché sì. Allora, a che livello troveremo i Pokémon in questa zona qua? Troveremo un allenatore a casa con un Pokémon al 50? Molto probabile. Quello è un Tauros. Wow. Ho fatto un passo in basso. Uno. Allora, preparatevi, sono terminati? Sì, signora! Molto bene. Recluta QQ6. QQ? Tu sta qui e tieni d'occhio il capotreno. Anche se legato come un salame, non credo possa andare molto lontano. Chiahaha! Aglio di colonnello. Tutto procede secondo i piani. Col Khazar Express nessun guastafeste userà a metterci bastone tra le ruote. Raggiungere il tempio sarà una passeggiata. Chiahaha. Pianta degettata di vecchio. Ormai il treno è di proprietà del Team Dimension. Aiuto. Ma è uguale all'altro. Ha sia una barca che un treno, quindi. Boh. Ok. Stiamo qua dentro nel frattempo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Quasar, non Khazar, ok. Ho detto Khazar perché mi sembrava un nome tipo arabo per qualche ragione. Hanno posticipato la partenza? Che sia successo qualcosa al treno? No. Il cimitero di questa città mi porta alla mente quell'oscura melodia che sentii da bambino. Sì, il tema di Lavandonia. E per pozza. Ma Rapidash l'abbia catturato? Mi hanno dato Ponyta, non Rapidash. Ho visto degli strani tizi gironzolare per la stazione. Buon per te. Il Quasar Express ha un look decisamente vintage, ma monta un motore di trazione modernissimo, grazie al quale può raggiungere la velocità massima di 300 km all'ora. E una vera scheggia su rotaia. Wow, è incredibile. Pazzesco. A che mi serve questa stanza? E il treno ha fischiato. Ah, vecchietta. Chi metto davanti? Wistrack davanti mi va bene, dai. Wistrack davanti mi va bene. Hai fatto uno show mentre tagliavi la barba? Già me lo sento. No, non l'ho fatto. Gengar. Ho forse fatto bene a mettere lui davanti? Gengar è più veloce. Per forza è più veloce Gengar. Speriamo che gli faccia più male la mia palla ombra della sua. Sciagura, oh. Sciatalo. Let's go. A caso brutto colpo. Ottimo. Buonissimo. Bravo Wistract. Quasi salito di livello. Il pupo. Cosa sei detto il pupo? Non parla del pupo. Ah, spada là sopra. Il solito sculato. Minchia, questo gioco qua ha proprio avuto un sacco di fortuna per il momento, di sicuro. Metterò giusto per descrivermi questo gioco qua, di sicuro fortuna.
Allora facciamo un Milo mute. Ma che combina? Ha calpestato tutto il mio... Vabbè, non importa. Queste cose non le leggo, sono inutili. Due Pokémon. Scarcluo. Che credo sia sempre psicobuio. Psico aspetta. Ma è comunque bello come, come cane. Ci sta. Super efficace. Ma sbaglio il tuo team che inizialmente sembrava formato a scappati di casa. Si sta arrivando un team di tutto cappello. Non so, forse comunque andrà a sostituire qualcuno. Però Rexquiem mi sembra che rimarrà. Wistract è molto probabile che rimarrà. Lo starter rimane a questo punto. Milomute non mi dispiace ormai. Potrebbe anche starci. Cacturn sarà di tipo erba, quindi metto Electabuzz. Mi danno un po' fastidio i colori di quel cane. Perché? Era un po' quello dell'originale, in fin dei conti. Probabilmente preferisco l'originale Cacturn, semplicemente perché mi piacciono di più i colori. Però l'idea del nuovo design è molto bella. Non sono troppo sicuro di Electabuzz. Non sono troppo sicuro di Electabuzz, più che altro. Perché è mono tipo fuoco, quindi non lo so. Anche Arrok ci sta. Potrei levare... non lo so però, non lo so. Perché voglio anche vedere l'evoluzione di Eevee. Se provo a far cagare l'evoluzione di Eevee diventa di tipo suono ed è orribile, non lo metto. Però mi piacerebbe avere un po' come tipo suono nel team. Boh, non lo so. Ovviamente nell'ultimo spazio. Ah, oh, un Electabuzz base! Ciao Electabuzz base! Che palle, non si scappa mai! Fammi scappare per una volta, ti prego! Porca vacca! Per un bug di tipo suono mettilo è bellissimo. Devo vedere un po' di evoluzioni anche. Potrei cambiare idea poi con il passare del tempo. Quando si parla del diavolo, vero? Super efficace. Bastardo, sei super efficace. Sabbia tomba. Comete, è più veloce. Lasciami in pace. Fidati che l'evola di Electabuzz è figa. Mi fido, però non l'ho ancora vista. Voglio vederla prima. Peter Pane? Grazie, abbonamento con Pane per la prima volta. Mi piace come nome Peter Pane. Ok. Allora, oh. Salve. Che fastidio incredibile. Allora, mettiamo davanti due Pokémon che non sono mezzi morti. Ho fatto due passi, sono già mezzo morto il team e uno paralizzato addirittura. Questa potrebbe essere una battaglia in doppio, quindi si mettono davanti due Pokémon che sono vivi. Accesso vietato! Ma tu non sarai mica l'umano di cui parlava il colonnello! Sterminare! Vabbè, immagino sarà un doppio scontro. Giusto? Giusto? Sì. Era un po' che non sentivamo sta musica. Mi mancava. Trevenant e Mac. Sì, ci può stare, va bene. Acrobazia su Trevenant. E Dragopato su Trevenant. Così ci assicuriamo che muoia. Se poi non lo sconfigge un singolo colpo, ok. Comunque Dragopato assolato mi va bene. Capito? Prego, Pat, vai. Mi stavo stavata la Sedonia. Sì, sì, lo so. Fangonda, aia. Ish, ok. Di nuovo acrobazia che è andata bene. Tipo puoi fargli un idrovampata sperando che si bruci, forse. Nice.
Nice. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Ah, ok, al 38. Minchia, già al 38. E Pokémon più alto del nostro team a caso. Ho avuto la meglio. Ci sono. Errore. E di nuovo andato. Maledizione. Lui è ancora là in fondo, ovviamente. Potrei aiutare il capo e salvare il treno. Oppure potrei andare più avanti. Fuck, non posso andare più avanti. Tanto. Oggi giochiamo di giorno. Oggi, aspettate, cambio l'orario del computer. Giochiamo di giorno. Di giorno. Datemi un secondo. Datemi un secondo. Cambio l'orario perché è sempre di notte. Non mi piace giocare sempre di notte. Come cambio l'orario? Qua. Switchiamo a giorno. Adesso sono le 14. Va bene. Tac, fatto. È improvvisamente giorno, incredibile. Pazzesco. Wow. Wow. Si è buggato di nuovo Twitch? No, stavolta non mi si è buggato Twitch. Boh. Non capisco. Salve. Dove che devi andare? Ok. Aiuto. Un umano? Sarei mica qui per liberare il vecchio. Povero illuso. Mistero della fede. Beh. Forse col passare del tempo impazzisce. È impazzito. Ci metteva un po'. Adesso mi è impazzito. Ha tre Pokémon. Magnemite. Electabuzz. Tanto con lui non li facciamo niente, sono soltanto deboli. Non mi fare troppo male. Tubo fuoco? Perché tubo fuoco utilizzato? No, it's fine. No, si bugga soltanto a me, credo. Non credo si bugga a voi. Perché tubo fuoco? Ho fatto. Perché ha tubo fuoco? Va bene. Electric. Ha tutti i Pokémon di tipo elettro? Questa è una delle più belle del gioco. Questa è molto bella. Mi fa un po' strana la parte di Around the World, ma mi piace. Electros che adesso non vola più in aria in questo gioco qua, che bello. Pacca, levitazione giusto. Vabbè. Ancora mi fa zero danni. Però giusto che lui c'ha levitazione. Quanto sono scorretti i Pokémon elettro con levitazione comunque. Cioè una debolezza e la levi. È troppo scorretta come cosa. Non gli ho neanche fatto un brutto colpo. Tutto colpo. Ok. È l'unico con tutto il franchise. Sì, ma comunque super scorretto. No, ho letto. Era Clang? Cling Clang? Ok, ho letto giusto. Ho intravisto un clang, ma non ero sicuro. Vai! Ho fatto giusto allora, specchiare Electabuzz. Pira lancio! Se vuoi lo Spiritomb ti dimentichi. Adesso non lo so neanche più, però. Non c'erano più neanche la resistenza a tutto. E poi alla fine non avevano neanche delle statistiche troppo alte. Non facevano troppo. Electros invece è la terza evoluzione. C'ha pure delle statistiche abbastanza buone. E non ha debolezze. Però... un po' forte, infatti. Allarme rosso! Rivelate l'allenatore troppo forte! Errore! Rivelato l'intruso! Informazioni da recapitare al colonnello! Ok. Vuoi sdegare il capotreno? No. The fuck? Ma come? Sdegare il capotreno.
Sono davvero debitore, ragazza. Io sono il capotreno del Quasar Express. O meglio, lo ero, prima che questi balordi mascherati arrivassero. Quella donna sarà pure affascinante, ma è un'arpia. Ha ordinato i suoi sottoposti di legarmi come un salame per prendere controllo del mio treno. Però la signorina non era solo con i suoi soldati. C'era un uomo con lei, un uomo il cui sguardo mi ha fatto raggelare sangue nelle vene. Delle sue parole, ho supposto si trattasse di un suo superiore all'interno dell'organizzazione. Il Quasar Express è un pezzo della storia di Eldiv. Dobbiamo impedire che cada nelle mani sbagliate. Te lo chiedo col cuore in mano, ragazza. Libera questo treno dalla morsa del male. Lo farò. Io farò ciò che posso, monitorando la stazione e il tragitto che seguirà il treno. Tu passa l'azione intrufolandoti in questo vagone. Coraggio, giovane, confido in te. Ok. Vado a curarmi Pokémon. Dove la tua voce la vecchia? Volevo fare una voce diversa per una volta, eh. Faccio sempre la stessa voce. Vai. Ti prego, fare l'intero gioco con la voce da robot, certo. Ci ho parlato un'interessata con la voce da robot, quindi potrei farlo volendo. Ok. Un vecchio palestrato. Vabbè, vecchio, prova la voce, vecchio non è soltanto quella. Ah, vecchio, come fa così? Come faccio tutti i vecchi la voce così? Fuck! Oh, Joltik, salve! Qua è dove troviamo i Pokémon X versione normale. Sono fuggito per una volta. Let's go. Cosa c'è? Non me lo fa controllare, va bene. Sia vecchi che vecchi, sicuro non cambia. Credo non c'è differenza. Quando sei abbastanza vecchio la tua voce diventa uguale. Non so se lo sapevate. Andiamo davanti Myronin. Che palle che loro non si spostano, ok. Devo entrare nel treno. Una volta sul vagone non potrei più tornare indietro. Posso seguire? No. Devo contare un secondo se qua sopra posso passare. Qua sopra non posso passare. Allora si entra. Ok. Ehi, Frusfitz, aspettami! È rivale? What the fuck? Compare una volta ogni mille anni. Il suo Pikachu fa cagare. Fiu! Grazie, cioè sono riuscito a fiondarmi sul treno prima che partisse. Non appena mi è giunta la voce sequestro del Quasar Express. Quasar? Non so come si chiama, non sono un grande fan di questo treno. Ho corso a perdifiato. Ero convinto che ti avrei trovata qui, vero Pikachu? Pia! Ma non perdiamo il tempo prezioso. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa prima che quei maledetti ne combinino un altro delle loro. Ok. Pensavo fossimo ancora nella conversazione, ma niente. Sto dissing a Pikachu e non mi piace molto il suo design. Le orecchie rotonde e le guance con i pallini sopra me lo fanno sembrare malato un po'. Mi dà quell'idea almeno. Stavo pure. Oh! What the fuck? Ma hanno chiuso tutte le tendine nel treno e hanno spento tutte le luci. Perché? Che senso ha? Ho capito che siete cattivi fino a un certo punto. Magneton al 37? L'acciaio è debole al ghiaccio? L'acciaio è debole al ghiaccio? No. L'acciaio è debole a fuoco e lotta? O anche due l'altro? È il contrario, ok, è il contrario. No, si fa di lui. Anche a terra, ecco, a terra, ecco cos'era. È debole a terra. Devo andare allora di... Ma davvero è debole a terra? Non me l'ho fatto... Che senso ha acciaio debole a terra? Che senso ha come debolezza? Non la capisco. C'è una logica dietro? Perché molti lo riesco a tirare fuori, che sono quelli che mi ricordo, ma... Perché c'è il debole a terra? Aia. Fuck. Perché lotta? Perché l'arte marziale dove la gente si va oltre il limite umano... Vaffanculo. E tipo spacca la roccia, roba simile, la dopo su quella logica lì. Terremoto distrugge edifici. Ok. Ok, ci può stare. Prezzo terremoto. Non so, le mosse di tipo terra le associo sempre a lanciare la terra addosso all'avversario, non
creare terremoti. Però ci può stare, ci può stare. Un buon metro comunque per pensarci. Sembrerebbe spento, l'ho ammazzato. Che palle, ho fatto combattere un secondo ed è subito stato paralizzato, ovviamente. C'ho l'antiparalisi? Ho antidoto, non c'ho antiparalisi. Vabbè. Siamo un polvo cura. Tipo il fuoco è ovvio, perché il fuoco scioglie l'acciaio, scioglie i minerali, quindi va bene. I metalli, anzi. Lotta non lo so, riesco comunque a collegarlo, mi sembra sensato per qualche ragione. È un po' tipo la stessa logica del tipo con la lotta, spacchi le rocce, anche se do un pugno alla roccia mi spacco le mani, però c'è tipo la persona che ha praticato il kung fu per tutta la sua vita riesce a spaccare la roccia e anche l'acciaio, non so, non riesco a giustificare come cosa. La terra me ne mangio sempre, appunto, lanciare la terra negli occhi dell'avversario, non riesco molto a collegarla all'altro. Magnitudo, geoforce, terremoto, forse, in realtà sono tante mosse che causano movimenti della terra. Sì, però non mi viene mai da collegare. Anche perché se penso acciaio non penso a acciaio tipo edifici. Penso acciaio del tipo una spada, più che altro. Un'armatura. Penso più in quel modo lì, non un edificio. Frustfitz. Forse sarebbe il caso di dividersi per avere più possibilità, d'accordo? A dopo allora. Dove andate? Ah! 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 E perché Psico non è super efficace l'acciaio allora? Perché ci vuole anche un minimo di bilanciamento. Lo so, la logica del tipo puoi piegare il cucchiaino con i poteri psichici. Però rovina la lama e non potete di muovere gli ingaggi a terra. Quello degli ingaggi ce lo vedo meglio, rovina la lama non troppo. Nope. Ah, sì, invece. Aleto gelido. Nice. Bravo, Milo Mute. Più che altro piega un edificio con i poteri psichici. No, quello no, penso più al cucchiaio. Blingrim era il... acciaio, veleno se non ricordo male. Quindi mettiamo di nuovo Electabuzz. Comunque l'evoluzione di Kirou oltre ad essere molto figa è anche fortissima. Mi sembra buona per il momento. Voglio vedere pure l'evoluzione di Blingrim, potrebbe essere figa. Ti lo lancio. A livello 36 non si è ancora evoluto però. Forse ce l'avrà il capo. Lo psico mi sembra abbastanza debole dall'introduzione del tipo buio. No, debole no. È più bilanciato. Lava sbuffo? Chi usa lanciafiamme scalate su tutti i Pokémon nelle vicinanze danneggiandoli, può anche scottarli. Beh. Nei combattenti team non è il massimo, ma succede una volta ogni 1000 anni, quindi non credo di aver problemi a metterla come cosa. Credo mi vada bene. E poi stava tanto non è un upgrade. Lo utilizzo una volta ogni 1000 anni per fare il combattimento a team, quindi va. Ok. E l'upgrade naturale di primo lancio, sì, abbastanza. Però qua colpisce anche i tuoi Pokémon, se non sbaglio. La Vasbuffo prende tutti, non soltanto i Pokémon dell'avversario. Beldum. Ok. Mi sa che devo mettere davanti Electabuzz a questo punto e curarlo. Ha 69 punti vita di 96. Non ce li ha più. Però per un attimo ha 69 punti vita di 96. Ok. Nice. Stessa percentuale di scottare come Hidro Vampata, tra l'altro. Quindi non scotterò mai in poche parole, capito? Ma... buono sapersi. Magneton. Sì, devo continuare a tenere lui davanti a questo punto.
A 3 Pokémon al 36? Cavacca. Oggi non è pubblicato. No, oggi non ho pubblicato. Non l'ho sconfitto? Come non l'ho sconfitto? Alla vigore, non l'ho vista, c'è la vigore. Però non mi piace neanche il fatto che un punto vita non compare neanche nella barra. Beldum, ok. Spero di essere più veloce. Dovrei. Infatti. Qualcuno sa dove si trovano Plazol e Minum? Si trovano fuori dal... nel percorso successivo a dopo che hai fatto la palestra tipo folletto. Prima di entrare nella caverna, in quello spezzo glielo trovi. Ok. Canna perla, vabbè, sono soldi. Vorrei comprarmi anche delle cure altre, perché chiaramente visto che non lo faccio mai. Ho 14 promozioni che ho tutte raccolte. No, forse qualcuno l'ho comprata. Usiamo un latte mummu. Bevi il latte Electabuzz. Mi sarei bello forte e carico. Vai primo. Ok. Combattiamo. Wow! Bling! È l'evoluzione di Blingrim! Male? Non è troppo male? Non mi aspettavo questo però. Mi aspettavo una cosa completamente differente. È strano. Mi piacciono i colori più che altro. È tipo una trottola. Non è male, ma c'è di meglio. Sì, non è male, ma c'è di meglio. Però è figo, comunque è figo. Lava sbuffo. Beh, no. Ah, perfetto. Utile. Bellissimo. È troppo diverso dalla Prevo. È un po' troppo diverso dalla Prevo. Cambia anche i colori, purtroppo. Una trivella? Forse una trivella? È acciaio veleno, non so neanche cosa dovrebbe rappresentare. Non mi viene in mente su due piedi cosa dovrebbe rappresentare. Lui si chiamava Ben. Ok, qua non posso passare. Il cestino è vuoto. Va bene. Carburante. È un rimedio, carburante. Cosa fa? Catastraccio. Ok, combattiamoli tutti. Ma perché dell'altro umanissimo cura più di una pozione che è stata creata da scienziati per curare i Pokémon? Perché sono le proprietà curative dell'arte dei Pokémon che sono ancora più pazzeschi di una pozione standard. Quella è quella logica. Vai. Easy. Protocolpo non era neanche necessario. Va bene. Potremmo shottare con lui. Metang. Va sempre bene lui. Ah, l'altro c'aveva due Beldum e un un Magneton. Lui c'ha due Magnemite e un Metang. Capita la logica. Capita la logica, apprezzo. No, ma cosa succede? Pozione bio. Cosa succede? Perché due pronti colpi di seguito quando non c'è neanche necessità? Electabuzz non è il momento. Non c'è motivo di farlo. Non cambia niente se fai con pronti colpi o meno. Ok, infatti non cambia niente. Pollo tossico, grazie al abbonamento con Prime per 10 mesi. Grazie bro. Cosa grazie? Ti devo dire io grazie, no? Non lo so. Sì? No? Non lo so. Prendi tu la robaccia. Reso Octillery, grazie. Grazie a Reso Octillery, non so perché me l'hai dato, ma va bene. Posso leggere il tuo dialogo.
Perché quello ha una parrucca e non faccio domande? Io li combatto tutti. È un metodo per salire di livello. È l'unica situazione in cui possiamo salire di livello qua. Perché i robot mangiano? Ottima domanda. Ah, Pavilion però non è di tipo acciaio. Attenzione. Lui è spettro psico. Credo sia spettro psico. Quindi va Rexquiam. E perché continua a creare delle pozioni se delle semplici latte cura di più? Forse perché è più facile produrre delle pozioni che di semplice latte. Vabbè, Rexquiam non può scappare. Oh no! Rexquiam non può scappare. Oh no! Che paura! Fuck off. Ero forte super efficace per 4. Non aveva speranze. Sette livello. Wow! E non capisco, non lo so! Non capisco! Che schifo la vita! Cosa succede? Perché ho diventato la roba sbuffa? Vuoi andare di calcio basso? Nice. Colpo basso. Non so cosa succede, non capisco. Qua era il mio problema però. Qua era il mio problema perché stavo perdendo frame. Non credo che possa essere Twitch o Streamlabs che mi fa causare la perdita di frame. Toxic Rock. Lui? Tu ci troppo scioccato per la tua faccia senza babbo, probabile. Mi sembra sensata come cosa. Toxic Rock. Acrobazia. Sai che mi fai evolvere Ectobot con la Xenolite? Sì. Ad avercela. Io ancora non vedo. Dovete refreshare. Refreshare. Vabbè, sempre un Electrobot avanti. Cosa è successo alla barba? È arrivato un goblin piccolino, tipo 80 centimetri, che mi è entrato in stanza, mi ha legato, mi ha tagliato la barba e poi è scappato via. What? È l'evoluzione di Miao. Ma perché? No, mi piaceva la forma base. L'evoluzione è tremenda. Perché la scoliosi? Cosa gli succede? Perché è così? Perché ha una sfera in mano? No, c'avevo buone speranze per lui. Si è trasformato in uno schifo. Non mi piace lui. È super inquietante. Più che altro, non penso che sia un brutto design, ma... non lo so, per Miao non mi piace come design. Come evoluzione. Non mi convince. Rexquiam è confuso. Merda. Colpisci Rexquiam. Non voglio più vederlo. Levamelo dalla faccia. Levalo. Bravo. Bravo, colpisci. Sei confuso. Lo so, è brutto. Sei confuso. Non ci posso fare niente. No. Non hai fatto il brutto colpo. Vabbè, colpi infetti 2. Non può andarci meglio. Ti prego, colpiscilo! No! Non te stesso! Perché sei in punto attacco e difesa? Che significa? Un vecchio chiromante con la lebbra, abbastanza. Da molto quell'idea lì. Vabbè. Non devo più vederlo, va bene così. Via. Ciao. Ah. Forse la porta era bloccata fino a che non sconfiggevamo il personaggio giusto? Possibile, non lo so. Cree Mouse, grazie al abbonamento con Prime per la seconda volta. Hai la piuma di legno. Ma c'è un robot biondo, no. Te lo stai immaginando,
counter? Va bene, lui dai. Hunter, va bene, Hunter. Ho paura che sia super veloce, quindi mi sa che mi farà più di un danno, però. Non è molto efficace. Tua mamma non è molto efficace. Io ti spacco in due. Va là. Brutto colpo. Brutto. Sbrigato attacco. Vabbè, non importa. Aia. Brutto colpo. Non ha fatto brutto colpo. Però ho sconfitto, dai, buono. Va bene. Scan tank. Debole alla terra. Oh, finalmente abbiamo cose super efficaci contro il veleno. Sbaglio, la barba è scomparsa. No, vedi male te. È super efficace, non ne faccio un cazzo però. Devo sbloccare una mossa migliore di tipo terra. Tossina. Porca vacca, tossina. Devo sbloccare una mossa migliore di tipo terra. Per il momento tanto sabbia tomba. Voglio terremoto. Quando è che sblocco terremoto? Quando è che posso insegnare terremoto? Aia. Tentenna, Rexquiem. Non puoi tentennare, sei iperavvelenato. Non puoi tentennare, Rexquiem. No, è il momento. Ti spacca in due, se no. No, stridio. È pure più veloce di te. Speriamo faccia un altro stridio. Oppure possiamo switchare Pokémon. Per evitare che muoia, switchiamo Pokémon, dai. Mando in campo. Pomailomiot. Quella barba sembra avere un volto più fino senza sempre più di più un Chad. Questo non lo so. Però va bene. Ce lo scheggia. Ma porca vacca, sempre più veloce lui! Utilizza sbigotto attacco. Perché vacca. Vabbè. Scaracluo. Tutto va bene? Abbiamo mosso. Ma di mosso. E lo so che è sbigo attacco, però per me è sbigotto attacco. Psicoraggio. Ok. Mosso e concludiamo. Buono. Stiamo usando pure buoni di buon. Abbastanza di livello adesso, Che invece sono parecchi al nostro, quindi riusciamo a guadagnare punti esperienza. Anche perché non sono di un evoluzioni standard, quindi c'hanno pure l'evoluzione successiva, quindi ti hanno punti esperienza. Finalmente un po' di punti esperienza stiamo guadagnando. Polvocura. Toh. Usiamo un latte mumu per curare Milomute. Non è più latte mumu, va bene così. Usiamo un paio di super pozioni per Excrem. Ok. Adesso scopriamo che cosa significa il robot biondo. Stanno facendo finta di essere in un appuntamento. Vediamo un po' cosa offre la casa. Non vedi che sono fuori col mio uomo, fuori dai piedi. Ok. Ok. Puoi avere una squadra evoluta, riesci anche a battere più facilmente, sì. Adesso che c'ho pure una squadra evoluta è più gestibile come cosa. Livello 39. Abbiamo già Pokémon di livello più alto rispetto al capo palestra. Cosa strana.
Rexquiem. Ecco da femmina? Ma sono robot. Non c'è maschio e femmina, sono robot, credo. Credo? Non so. Non ha effetto, capito bastardo? Non ha effetto su di me. Mi spacco in due. Shottalo. Let's go. Vai per 4. Per 4. Ok. Dice lui che ha giocato a Nier. Infatti è un androide quello di Nier. Androide o cyber, quello che è. Androide, androide, se non sbaglio. Questo è un robot invece, è diverso. Lasciaci in pace, va bene, scusa, scusa. Non volevo, non volevo, non volevo. In parte volevo. Io non dimentico l'allenatore con il buffalante al 40. Sì, non mi dimentico di sicuro quello lì perché ancora adesso non ha un cacchio di senso come combattimento, però. Non posso andare avanti perché devo sconfiggere l'allenatore giusto, va bene. È un buon metro per salire di livello qua. Devi essere l'allenatore che ha messo sull'attenti tutti quanti, mi sbaglio? Sta tranquilla. Noi scienziati siamo davvero negati nelle lotte, perciò ci limitiamo agli indovinelli. Allora, pronta la domanda? Sì. Ancora prima della nascita del Team Dimension, chi seguiva gli insegnamenti di Victor? Tamara? Risposta errata. Io non mi ricordo neanche i nomi di sta gente. Forse era Trey? 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 Waster? Trey? Non so chi sia sti qua. Aster? Senza quegli insegnamenti probabilmente Aster non sarebbe dov'è ora. Ah beh sì, ma non è proprio Aster. È perché l'insegnante di Aster lavorava assieme a lui, quindi tecnicamente vabbè. Vabbè, ci sta. Come promesso, ora è libero accesso ad un'altra stanza del vagone. Ok. Un'altra stanza del vagone o il fu- no, ok, un'altra stanza a caso. Porta chiusa, devo indovinare la stanza giusta. Sa, va bene. Cura totale, nice. Posso riposare qua dentro? Oh, non devo curarmi. Non devo curarmi, potevo stare semplicemente qua. Vabbè. So che non dovrei aiutare gli intrusi, ma il mio codice d'onore me lo impedisce. Se hai bisogno di riposo, usa pure quel letto laggiù. Che cacchio, non lo sapevo. Si sarà aperta l'altra stanza del vagone? Sarà bene a controllare. Il mio collega ti ha già spiegato tutto, vero? Non portiamoci in chiacchiere e via con la domanda. Pronta? Sì. Ecco la domanda. Enunciami dal grado più basso a quello più alto le gerarchie all'interno del Team Dimension. Recluta. Scienziato. Duo sergenti A e B. Colonnello. Generale. Corretto. Conosci proprio a fondo la nostra organizzazione. Ora è accesso alla stanza di Rino. Ma fa attenzione, è un tipo davvero strambo quello. Per lui un sì è in realtà un no e viceversa. Ok. Come fa a ricordatelo? È logica. Non è così strano. Fuck. Easier Max. Probabilmente sarà la stanza che ho sbloccato attivando il l'interruttore nel cestino. Montanara ovviamente. Sì, Montanara è ovvio. Il colonnello è una donna affascinante, una vera dea. Se il titolo mi tradisce, sei qui perché vuoi l'accesso al prossimo vagone, vero? In tal caso dovrai rispondere correttamente al mio quiz. Interamente incentrato sul colonnello. Pronta? No. Un sì vale per no! Mi ha detto che un sì vale per no! Ma che fregatura è? Allora dimmi, qual è la sua banda preferita? Sì! Non lo so. Ma cazzo ne so io? Molto bene, prossima domanda. Quale canzone adora alla follia? Risposta errata. Ok. Devo andare a caso. Ok, devo andare a caso.
No, scusa, sbaglio. Tanto ho appena notato una cosa. Sì, infatti, perché le finestre del vagone di sotto fanno vedere l'esterno? Come funziona il tuo treno? Che le finestre funzionano in questo modo qua? Boh, non lo so. Qual è il suo vagone più forte? Agron? Come cazzo faccio a saperlo io? Fuck, cosa? Scamboy? Cosa cazzo è questo dialogo qua? Inutile. Cioè non posso scoprire questa cosa qua prima, no? Non sei caduto nel mio tabocchetto. Un'astuta come te merita il mio aiuto per proseguire. Ok. Questo non va un cacchio di senso. La porta è chiusa. Quale porta è aperta? Ah, questa qua. Questa non sarà ancora aperta. Ok. Non l'ho letto, sì. Shakerato. Ah, ok, infatti. Infatti non era importante. Per fortuna. Quando potevi le reclute sotto ti davano risposte. Ah, mi davano risposte quelle lì. Però tutte le altre reclute non mi davano nessuna informazione interessante. Per questo non l'ho letta. Ah, me ne sono persa le informazioni. Tutte quelle del gioco non ti dicono niente interessante. Quindi skipavo anche quelle lì, logicamente. Ok. Galvantula. La camera Pokémon. Yes. Va Rexquiem. Ma il suo nome è fake. Probabile. Poteva andare anche bene quello di prima in realtà, perché è comunque coleottero. Però sì, lo so che è anche coleottero. Perché non è super efficace? Coleottero resiste a terra? Da quando? Che cazzo, che senso ha? Perché? Cosa? Davvero? Mai scoperta sta cosa? Nice. Non mi ho paralizzato, per fortuna. Rexquiem è solo buio al doppio tipo. È buio terra. Perché il coleottero è resistente alla terra? Perché gli insetti vengono sottoterra? Perché ha troppe debolezze, forse? Perché se cadono a terra gli insetti non si spiaccicano? Boh, non lo so. Mi sembra strano. Non mi torna molto come cosa. È il tuo tipo preferito, dovessi saperlo. Ma non mi è capitato come cosa. Non mi è mai capitato di colpire un Pokémon di tipo terra con un Pokémon di tipo coleottero e una mossa di tipo terra. Mai. Insetti terra ci sta. Non lo so, non mi torna troppo. Perché se gli lanci la terra non gli fa niente. Non credo. Vedo che se lancio pezzo di terra sopra un insetto muore molto probabilmente. Non lo so, non mi torna molto come cosa. Devo andare un secondo in bagno. Vi lascio con la musica in loop.
Se adesso fossi tornato con la barba, cosa avreste detto? Sarebbe stato un bel colpo, una bella sorpresa? Vai. Fallisce, nice. Nice. Sei morto forse. Metang. Perfetto lui. Ma facciamo salire di livello Electabuzz. Purtroppo non posso farlo evolvere, però posso farlo salire di livello. No! Yeah! Oh, si è ucciso da solo. No, non si è neanche ucciso da solo. Quanto poco contraccolpo gli ha fatto. Livello 40 Electabuzz. Come non puoi farlo evolvere? Fino a che non ho l'oggetto per farlo evolvere, non posso farlo evolvere. Nice. C'è un Electabuzz al 40. È super efficace qua. Tutti sono deboli all'Electabuzz, non possono utilizzarlo. C'è anche Aster là dentro, perché? Cosa ci fa Aster qua dentro? Cosa vuole? Lasciami fare. Avresti detto che la live che abbiamo visto fino ad ora era pre-registrata e la vera live iniziava in quel momento. Sarebbe stato una cosa abbastanza esagerata. Non credo di essere in grado di avere anche questo gioco qua ad agosto e poter fare questa live qua ad agosto. Ma cambiare Pokémon? Non l'ho letto. Probabilmente no. Electabuzz. Fuck, devo cambiare Pokémon. Chi è il migliore Electabuzz? Tubo Fuoco. Nice. Perché Electabuzz sta facendo così tanti brutti colpi? Non capisco. Sono pugno. Aia. Ok. Lava sbuffa non ha ancora mai bruciato nessun Pokémon su nel Metan di prima. È strano comunque con le mosse che dovrebbero bruciare. Non ho mai bruciato praticamente. Troppe poche volte. Ok. Quello X è l'evoluzione migliore di quello classico. Vedrò. A me Electivire mi piace tantissimo. È uno dei miei Pokémon preferiti, quindi voglio vedere se si evolve in qualcosa di paragonabile a Electivire. Manda qua i miei Pokémon. Se trovi con la barba, sostituivi l'immagine della webcam con un video preregistrato da te con la barba che guarda lo schermo e si gira ogni tanto a leggere la chat. Sarebbe stato un casino. Sei con le spara al muro, rottame. Ah, Frostfitz, eccoti qui. Ma Frostfitz, anche tu qui? Oh, capisco. Quindi anche tu sei al corrente delle ultime malefatte del Team Dimension. Chissà cosa staranno escogitando. Beh, direi che stavolta è andato male. Se la dovranno vedere con noi tre. A proposito, Frostfitz, è da un po' che non ti vedo all'opera. Coraggio, mostrami i tuoi progressi con questa recluta. L'avete voluto voi, bzz. Hai contato bene la borsa? Sì. Ricordami che devo chiederti una cosa dopo su Telegram. Mi sembra che riesco a ricordarmelo io. Weezing. Electabuzz può andare bene. No, sbuffo, va. Tossina. Porca vacca. In poche parole stanno a guardare, certo. Se no cosa. Ehi, fammi vedere come sei migliorato. Sconfiggi questa persona al posto mio. È solo perché voglio vedere come sei migliorato. Non perché... Non so.
Mac, ok, sempre Pokémon di tipo veleno. Perché ieri eri così stanco? Non me lo chiedo. Forse perché lavoro troppo e dormo poco, probabile. Alberto, grazie per aver dato un abbonamento a Naria. Grazie mille. Non sapevi che fare questa hosta Sidonia? No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Nessuno me l'ha mai detto. Fuck! Yeah! Un turno inutile! No! Ma come? Perché? È sfiga o c'è un'abilità? Prendi la Xenolite e fai un Electabuzz. Mi piacerebbe averla, non la trovo. Era solo sfiga. Era solo sfiga. Adesso ha compensato con un brutto colpo. Va bene, dai. All'85% di precisione. L'ho mancata tre volte. Appena posso cambiare sabbia tomba e qualcos'altro, la metto volentieri qualcos'altro. No! Ti prego. Ti prego, tempesta di sabbia, sconfiggilo. Tempesta di sabbia, ti prego. Ok. È morto, per fortuna, ok. Ce l'hai Electabuzz come oggetto? No, non ce l'ho. Nice. Frostfitz, vedo che questa avventura per Eldiv sta facendo di te un allenatore di tutto rispetto. Spero ovviamente di potermi misurare con te un giorno. Sono totalmente d'accordo con lei, Aster. E tu, Pikachu? Pia! Non cantiamo la vittoria troppo presto, ragazzi. Non sappiamo cosa ci riserva il prossimo vagone, ma ho un brutto presentimento. I miei Pokémon sono come terrorizzati da una potenza schiacciante. Frostfitz, senza dubbio siamo ad un passo dall'artefice della scomparsa di tuo padre. Prenditi tutto il tempo che ti serve e poi raggiungimi dentro. Ok. Forza, Frostfitz! Vedrai che insieme ce la faremo. Vado a dar manforte ad Aster. Ok. Fuck! Sì, sì, Aster ha un sicune, quindi non sono troppo preoccupato. Ha un solo Pokémon, sarà il 45? 37? No, perché? A caso, va bene. Vai. Nice. Scusa, ma sembra che ho 8 anni, lo so. La barba non so perché faccia tanta differenza. Frotto un pugno. Cosa fa frotto un pugno? Strumento da far tenere a Chansey. Ok, non mi interessa. I miei occhi. Via. Ok. Allora. Teniamo sempre Electabuzz davanti a questo punto? No, ce lo teniamo da parte a questo punto. Per sicurezza lo teniamo da parte e cerchiamo di fare altro. Mettiamo Arrok davanti. Qualsiasi cosa succeda possiamo mettere Arrok. Può paralizzare. Può andare bene. Sì, salvo. Non mi preoccupare. Ok. Tutto pronto? Sì. Oh. Ok, non mi combattono. Nice, bello. Allora, Frostfitz, ma che te ne pare della mia melodia? Il miau ti ha per caso mangiato la lingua, giovane? Victor, maledetto! Oh, vedo che qui le sorprese non mancano. È venuto a farci visita anche il piccolo Aster.
Ma ciò che mi sorprende più di ogni altra cosa è vedere la figlia di Versil qui. Che gran bella riunione di famiglia. Si può sapere cosa ci fai qui sul Quasar Express? Dovresti sapere che è un patrimonio della regione. Hai completamente ragione, caro Aster. Ma sai, ci sono cose più importanti di questa di queste quisquilie. Mi serviva uno strappo per Ofiuchia. E la velocità di questo treno faceva proprio al caso mio. Vedi? Laggiù c'è qualcosa che ha catturato la mia attenzione. Ovviamente è stato grazie agli studi del buon Versil se questa informazione mi è giunta alle orecchie. E non solo. Gengar! Mettere le mani su un esemplare di specie X dal calibro di questo Gengar è stato un plus per i miei piani. Devo dire che la dea bendata ha proprio volto il suo sguardo sui miei passi. Ora, però, vi chiedo di togliere il disturbo e di piantarla di metterci i bastoni fra le ruote. Anche perché ho ancora un gran bisogno del tuo aiuto. Dell'aiuto di Versil. Shu! Ehi, Frusfit, cerca di stare calma. Sta cercando di abbindolarti con le sue parole. Non lasciati trasportare, altrimenti soccomberai all'energia Xenoverse. Torna in te, forza! Frusfit. Orbene, Frusfit. In questo momento vorrei vedermi stramazzare dal suolo, non è vero? Fai pure. Engard! Taranitar, è il tuo turno! Mi aspettavo un Taranitar X, ci ho sperato. Tira! Cos'è con la faccia? Oh shit! Sarà già visto lui che bloccava un'onda energetica, non mi sembra. Papà! Wow! Ghiahora! Ehi, Frusfitz, cosa ti succede? Ha un'energia paurosa, ma totalmente corrotta dall'odio, qui si mette male. Frusfitz, calmati, ti prego! Così farei solo il suo sporco gioco! Grande protagonista. Pensi che questo insulso potere basti a vincermi? Figliola, hai ancora molto da imparare. Oltre, ora che lo vedo con i miei occhi, non posso far altro che dare adito alle parole di Trey. Shu. Accidenti, questa non ci voleva. Anche Shu non è totalmente in preda all'oscurità dell'energia Xenoverse. Ehi, Frusfitz, fermati! Non vorrei far saltare in aria il T. Shu. Non può finire così. Sulcun mega. Si mega evolve? Si mega evolve Sulcun, eh? Oh shit! Oh shit! Accidenti, che disastro! Ragazzi, siete tutti interi? Sì, per fortuna. Grazie a lei, Aster, per averci tratto in salvo. E di che? È il minimo, Kai. Frusfitz, come ti senti? Sembrerebbe ancora influenzata da quell'oscuro potere. Che fine ha fatto quel tipo, Victor? Sarà riuscito a darsi la gamba prima dell'esplosione? E cosa hai intenzione di fare? Victor Slesv? Ma si può sapere che è tutto sto baccano? Roger. Ah, vabbè. Ehi, fratellone! Penso proprio che questo disastro sia colpa loro, Roger. Sì, fratellone? Quante volte lo devo ripetere? Qui sono io il primo a parlare! Scusami. Dunque, dicevamo. B. Penso proprio che questo disastro sia colpa loro, Roger. Fratello, ma hai ripetuto le mie stesse esatte parole. Vuoi tacere una buona volta? Brutto ammasso di rottami. Qui le regole le faccio io. Mi spiace interrompervi un momento così alto, ma chi siete voi due? Rieccoci. Un altro che non ha pallida di chi siamo. Il mio cuore meccanico ha smesso di battere. Sono ancora rompiscatole di A e B, sergenti del team Dimension che avevano assedato il campus tempo fa. Oh, bene. Allora qui c'è qualcuno che ricorda le nostre belle facce. Moccioso, dove trovo l'autografo? Chi mi ha chiesto niente? Cuore.exe ha smesso di funzionare. Basta chiacchiere, pagliacci. Cosa volete da noi? Vedete?
Questa vostra bravata ci costerà la tappa a Leopoli. E sapete cosa vuol dire questo, vero? Che io e il mio compare qui ci perderemo la presentazione dell'inedito del nostro idolo. E chi si dovrà assorbire i piagnistei di quel fregnone di brr? Io, ovviamente. Ma veramente... So che non dovrei metterti simili idee in testa, ma se pensi che seguire Victor sia la cosa giusta, allora vai. Ci penseremo io e Kai a questi due fenomeni da barcone, non preoccupati. Con molto piacere, Aster! Fa attenzione, Frostfitz, mi raccomando! Ok. Ok. L'esplosione di una scalfita mi mette la barriera. Ok. Non posso andare nella porta, devo andare su. Io salverei per evitare di dover fare tutta la scena di nuovo. Ma quella voce la fai senza modifiche? Sì, posso farla quando voglio. Non attivo niente nel farla. Posso parlare così quanto voglio. Ma non è una cosa così strana, è semplicemente parlare mentre ispiri. Oh fuck. Cos'hai fatto contro Tyranitar? Tyranitar è terra buio? Shulong. No. Fa. Roccia buio, vabbè. Comunque non va bene Arrok davanti. Roccia buio gli facciamo un sacco di male con la lotta, però ho paura che faccia pure male a lui, quindi per il momento tengo lui davanti. Frostfitz, ero certo che mi avresti raggiunto. Qui all'esterno potrai finalmente sfidarmi al massimo delle tue forze, non credi? Tira! Mio generale, sono qui per lei. Oh, ma che sorpresa, colonnello. Stavamo giusto per dare il via allo scontro. Oh, mio generale, perché sprecare le sue preziose energie con un pesce piccolo come questo? Io, al contrario, ho tutti i motivi per avercela con questa ragazzina. Questo mi pare proprio il momento per regolare i conti. Se proprio insiste, colonnello, il mio obiettivo è semplicemente quello di testare le sue capacità. Lascia fare a me, mio generale. Sarà un gioco da ragazzi farà a pezzi questo moccioso. Avanti, fatti sotto. Oppure fattela sotto. Canzone diversa. Gloom? Ok. Aveva un Pokémon X lei? Quaranta? Quaranta? Beh. Ok, giga assorbimento, ho fatto bene a cambiare. Sono più veloce, no? Ok, sono più veloce. Quanto ho fatto male? Perché ho fatto così poco io invece? Perché ho fatto così poco io? Boh. Sei 5 livelli sotto. Anche se sono stato 5 livelli sotto per tutto il gioco. E anche brutto colpo. Brutto colpo è assicurato con lui. Non è un caso. Ma what the fuck? Perché così poco? Ma dei Rectabuzz. Non è attaccante fisico Milomute. Quell'attacco lì è forse speciale. Però è la mossa più forte che ho sbloccato con lui per il momento. Quindi non posso farci nulla. Vespiquen. Va bene lui, è volante coleottero. Un veleno coleottero quello che è, quindi va bene lui. 41. 41 va bene. Ah, cioè, resiste al colpo, va bene. Minchia se resiste al colpo. Ronzio. No, infatti non fa molto male. Le nostre gioco però sono molto belle.
Sto molto passando le ossa del gioco, ok? Oh, bruciato! Let's go a Gemmo Forza! No! Però l'ho bruciato. Potrebbe utilizzare una ricarica totale ora? No, lo ritira! Manda Scoville. Ok. Se lo brucio, sono contento, non l'ho bruciato. Gli ho fatto più danni di quanto mi aspettassi. È più veloce lui, peccato. Oh, buono. Siamo più male noi. Siamo più forti noi di Scoville. Potrei utilizzare una cura volendo. Se dopo c'è un altro incontro utilizzo una cura per sicurezza anche. Non so se dopo c'è un altro incontro, ma non sa mai. Piccantiro? Ok, va bene. Perché non dai fuoco bomba l'Ectabuzz? Dovrei dargli in effetti, è vero? Ok. Ma l'Ectabuzz al 42 ora. Perché non pare di tutte le mosse, perché stradio? Forse meglio di cuor leone. Nah, non mi serve stradio. Mossa di tipo erba che proprio c'è, se non sbaglio, avrebbe senso. Ma cambiare Pokémon? No. A questo punto facciamo tutto con lui. Stradio è fortissima. Ma non ci abbiamo le mosse. Lui è forte in attacco speciale. Gli diminuisco la difesa, ma non mi cambia niente perché io faccio l'attacco speciale. Ok. Easy win. No, non proprio davanti a lui. Oh, diamine, che figuraccia. È proprio davanti a lei, mio generale. Colonnello, tieniti da piedi, siete in intralcio. Beh, che dire. Sono davvero in gamba, Frostfitz. Ma non abbastanza potere realmente fare la differenza. Tira. Vedi, questo Tyranitar è stato sottoposto a svariate sperimentazioni dai più abili scienziati. Credevi di essere l'unica ad avere l'energia Xenoverse nelle proprie mani? La scienza può tutto. Se permetti ti darò una breve dimostrazione dell'immenso potere scaturito dal Gene X. Oh, cavolo. Tira. Au revoir, Frostfitz. Sono morto. Sono letteralmente morto. E così ci si vede ancora una volta a quattro occhi. Ti stai chiedendo che razza di posto sia questo, vero? Beh, vedi, questa è una dimensione intermedia a cui possono accedere solo i possessori delle energie. Si potrebbe definire un vero e proprio limbo. Risparmi le chiacchiere, Frostfitz. So già tutto su quel tale Victor. Del resto, da quando mi hai sottratto l'energia X sono parte di te, come fossi la tua ombra. Tranquilla, quell'uomo non potrà in alcun modo addentrarsi in questa dimensione. Seppur abbia provato a replicare l'energia dello Xenoverse con dei miseri esperimenti. Tuttavia, le sue parole non erano campate per aria, anzi. È innegabile che tu non abbia alcuna possibilità di sconfiggerlo al momento. A meno che non ti abbandoni totalmente alla mia volontà. In tal caso, potresti avere una chance. Tranquilla, non ho alcuna intenzione di sfidarti. Pur prendendo possesso del tuo corpo, non avrai speranze di farcela contro quel Victor. Se sei così intenziata a batterti con lui, perché non ti alleni con tutta te stessa? Così facendo, giunti nuovamente al faccia a faccia, il tuo ribollente odio mi riporterà a piede libero e potrò sfruttare il tuo nuovo potenziale.
Su, non fare quella faccia, Frostfitz. Dovresti sapere benissimo che a questo mondo i deboli vengono spazzati via e restano indietro, mentre chi è privo di scrupoli diventa imbattibile. Bene, direi che il nostro tempo qui è scaduto. Quell'attacco mi ha prosciugato di tutte le energie, perciò la mia influenza è svanita, ma ricorda, i tuoi tentativi di contrastare l'odio sono inutili. Non sarà certo questo il nostro ultimo incontro. Alla prossima, Frostfitz. The fuck? Ehi, Frostfitz, sveglia! Coraggio, è tutto finito. Ah! Oh, ti sei ripresa per fortuna. Era davvero preoccupato per te. Lieto di constatare che stai bene. Pare che non sia più sotto l'effetto dell'energia Xenogas. Ma cosa sarà successo sul tetto del treno? Come pensavo, anche i tuoi ricordi sono scombussolati. Mentre ci occupavamo di quei due damerini, siamo stati coinvolti in un'enorme esplosione. E ci siamo ritrovati qui, senza sapere come. Ovviamente di Victor e dei suoi scagnozzi neanche l'ombra. Come dici? Quella detonazione è opera del Pokémon che aveva con sé? Chi avrebbe mai detto che Victor fosse capace di sprigionare una simile potenza? Tutto ciò mi inquieta parecchio. Aster, perdoni l'interruzione, ma cosa ne facciamo di quel Pokémon laggiù? Già. Tutto questo favellare mi ha totalmente fatto perdere di vista l'obiettivo. Vedete? Anche quel Pokémon ingabbiato deve essere stato scaraventato qui dall'esplosione. Tutta la faccenda accaduta qualche tempo fa ad Acquariopoli, unita alle parole di Victor, mi dà seriamente da pensare sulle reali capacità di questo Gengar. Ho deciso. Lo porterò al laboratorio per analizzarlo con le Come, Frostfitz? Sei sicuro di quello che dici? Va bene. Sai che mi fido ciecamente delle tue parole. Pikachu, ci sei? Pika! E ragazzi, mi siete bevuti il cervello? Why? E che razza di posto è questo? Ma quel coso parla? Affascinante. È la prima volta che mi imbatto in un Pokémon capace di parlare la nostra lingua. Piantatela di blaterare, stupidi umani! Ma tu sei quella maledetta mocciosa. Vuoi spiegarmi che diavolo stai facendo qui? Sta calmo. Sappi che il merito di Frostfitz è essere libero dalle grinfie del Team Dimension. Dovresti dimostrare un po' di gratitudine almeno. Team Dimension? Stai per caso parlando di quei rottami senza cervello? Gli stessi rottami senza cervello che ti hanno catturato per estorcerti informazioni sullo Xenoverse. Ad ogni modo, vorrei che collaborassi con noi per farmene per quello che è. Avrei voluto portarti nel laboratorio per farti ritornare in forze. Ma a quanto pare era quella gabbia da generare la tua energia. Frena! Victor ha detto? Comincio a ricordare. Quel bastardo con sotterranea mi ha mandato capo in un colpo solo. Solo a pensare di trovarmelo davanti mi si ghiaccia il sangue nelle vene. Ed è solo grazie a Frostfitz. Non ce la faccio più a leggere. E solo grazie a Frostfitz che ora puoi scorazzare qua e là con così tanta vivacità. Non so cosa gli sia successo, ma ho l'impressione che stia cercando di contrastare il suo odio. E l'aver liberato questo Gengar col quale in passato ha avuto delle faide è l'ennesima dimostrazione. Se solo Versil potesse vedere quanto sei maturata, sarebbe senz'altro fiero di te, Frostfitz. Oh, ma andiamo! Pensate che un suo si abbassi a ringraziare il suo misero suddito? Le vostre facce cominciano a darmi volta stomaco. Me ne vado! Sappiate che non si ripresenterà più l'occasione di vedermi in queste squallide condizioni, chiaro? Basta una bella scorpacciata per ridare forza a queste membre stanche. Addio, Frostfitz. Che gran faccia tosta quel Pokémon. Se n'è andato. Dai, pazienza. Vorrei dire che tornerò a Balsanopoli a mani vuote. Frostfitz, ascoltami bene. Proseguendo su questo percorso, arriverai a Leopoli, la città della musica. Facciamo evolvere Sofflavio? Lì, oltre a riposare un po', troverai una palestra dove tu e i tuoi Pokémon potrete mettervi alla prova. Non esitare a contattarmi se avrai novità riguardanti il Team Dimension, mi raccomando. Io e Sukune saremo sempre pronti a correre da te in un battibaleno. Molto bene, Kai, torna a casa.
Frusfis, lo stesso vale per te. Per me. Sarò sempre al tuo fianco. Pronto a dare tutto me stesso per aiutarti, te lo prometto. Ora però devo andare. Ci vediamo presto. Ok. Non posso andare più in su. Allora sono finito? Yes. Siamo finiti qua, quindi. Ma io volevo controllare poi delle cose nel percorso vecchio. Vogliamo che Soflovio si evolva? E la lore? Mai. Per il meme no, giammai. Vedo che... che le opzioni sono tutte uguali all'incirca. Bene. Ah, la prossima città è gigantesca, quindi? Non dovrebbe neanche se fosse troppo distante. C'è Pokémon curati? No. Bene. Bene, ottimo. Non ho i Pokémon curati. Benissimo. Qua mi serve Surf. Ma mi insegnano taglio e Surf prima o poi? Lui c'aveva i Pokémon al 50. Ok. Poi facciamo il percorso per bene. Adesso voglio soltanto raggiungere la città per curarmi e fare... assestare la situazione. Fuck, mi ha visto. Non sapevo cosa dovevo fare per scappare. Sto cercando di andare a destra, ma non ci riuscivo. Dino, Dino, che livello ce l'hai, Pokémon? 40, ok. Lui è normale puro, no? Aia. Dovrebbe fargli molto male questa mossa qua. Ci sta, va bene. Poteva fare un pochino di più forse. Un pochino di più poteva farlo. Quel buffo entra solo nel percorso sbagliato. Torna tuttora, esatto. Schianta fa male. Infatti. No. Ah, ok, scoppio. Pensavo fosse il... il contraccolpo. Yeah, così guadagni punti esperienza Shulong. Che mi va benissimo. Perché Shulong serve per la palestra. Sarà palestra di tipo suono. Quindi vanno bene Arrok e vanno bene Shulong. Giusto così, giusto così. Porca vacca. Ah, exato. Ma come sono al 34 nelle abbalze, sono comunque poco utili. Baccalanxa! Certo. La mia bacca preferita, la Baccalanxa. Fuck, mi vede anche da qua. Vabbè. Ok. Salve, Mimi Mimi. Ampharos al 40. Orca vacca. Shulong debole per il tipo acqua e Arrok per il tipo volante. Ma Fulmine è super efficace e Drago è super efficace. Drago bat. Ah, bei danni. Minchia, bei danni, complimenti. Ho fatto pochissimo. Cioè, nonostante prendere un foto di danni. Ma non dovrebbe bilanciarsi? Vabbè, buono, ottimo. Non dovrebbe essere neutrale? Subisco un danno normale. Vabbè. Ok, addio Shulong. Dovrei allenarti, ma purtroppo sei morto. Hai avuto sfiga, sennò vincevi. Il suo nome sembra un clacson, un po' sì. Un po' da ridere del clacson il suo nome. Ok, sabbia tomba. Ma porca vacca, Rexquiem! Ok. Preso.
C'è l'85% di precisione. L'ho utilizzato delle ultime 6-7 volte che ho utilizzato, l'ho mancato 4. Via. Porca vacca. Ok, pensavo di poter scansare la maggior parte degli allenatori, e invece. Poi. Ah, peccavo, vabbè. Non mi interessa. Si compensano entrambi e viene effetto normale, tipo super efficace, tipo poco efficace, effetto normale. Sì, sì, esatto. È quello che dicevo io. Però noi siamo super efficaci perché abbiamo le mosse super efficaci. Fuck. Ah, Spinda, ciao Spinda. Ok. Ok, nice, 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 ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati in città. Wow, Leopoli. Fuck. Voglio stato a raggiungere il centro Pokémon. Oh, ma guarda che si rivede. Frusfit, sei proprio tu. Ti ricordi di me? Il tuo fan numero uno, vero? Beh, ad ogni modo, benvenuto a Leopoli, il paradiso della musica. Se il mio fiuto non mi mente, direi che sei giunto in questa città per accaparrarti una nuova medaglia. Mi sbaglio? Ti conosco come le mie tasche ormai. Però vedi, non potevi scegliere il giorno peggiore per arrivare fin qui. Devi sapere che tutte le attività della città, sfide in palestra incluse, saranno sospese in vista del grosso evento che Wallace Daddy terrà qui proprio domani. Wallace Daddy? Ma come, non ne sai niente? Non si parla d'altro ultimamente. Ma vi viene lo Xenoverso per caso? Domani Wallace Daddy, il cantante più acclamato di Eldiv, si esibirà per presentare un nuovo singolo. Cosa c'entra tutto ciò con la palestra chiusa agli sfidanti? Beh, Daddy ultra spopolare tra i giovani per la sua musica è anche un allenatore di tutto rispetto. È proprio lui il capolista di Leopoli. Capito adesso? Ah, mi è venuta un'idea. La palestra non ospiterà l'allenatore per un po', per cui non ho altro da fare che starmene qui a girarmi i pollici. Perciò che dici di fare un bel giretto per la città? Voglio solo tra 500 Pokémon. Dai, vieni, ti faccio un po' da guida per le meraviglie di questa melodica metropoli. Una tizia di Black and White. Questo edificio è niente meno dell'outlet Hip Top, il marchio d'alta moda rinominato tutta Eldiv. Gli abiti che vedi esposti in vetrina sono parte della collezione firmata da Daddy, l'ideatore del brand. Se voi date lo shopping sfrenato, questo è il posto adatto. Occhio al portafoglio però, qui costa tutto uno stipendio. Ma basta chiacchiere, proseguiamo col nostro tour. Posso cambiare vestiti? Non mi cambio, qua non mi interessa troppo, se è un'opzione. Perché non ci siamo fermati prima qua? Eccoci Frusfitz, qui ci troviamo nel cuore di Leopoli, la zona concerti. Dalla gente accalcata qui attorno, capisci bene che... Accalcata, cioè non due. Capisci che il grande Wallace Daddy si esibirà. Detto sinceramente, anche io sono un suo grande fan. Non sto più nella pelle per questo spettacolo. Perdonami, mi sono fatto trascinare dall'emozione. Continuiamo la camminata, c'è ancora molto da vedere. Io voglio vedere il 100 Pokémon, non voglio vedere molto altro. C'è una cosa che voglio vedere, il 100 Pokémon. Tre persone, c'era pure quella in cima. Questa è la stazione ferrovia di Leopoli. Da qui parte il Quasar Express per Scorpiopoli, dove si può ammirare l'impareggiabile tramonto sulle alture rocciose del Canyon Asteroide. Come vedi, è coperto di murales, ma niente panico. Questa scelta stilistica è semplicemente parte dell'atmosfera generale che si respira in città. Non è un edificio abbandonato, anche se pare che al momento sia fuori uso a causa di un guasto. Ne sai qualcosa per caso? Ed eccoci finalmente arrivati alla palestra di Leopoli, la dimora di Wallace Daddy. In cima a questo grattacielo c'è il Golden Studio, lo studio in cui Daddy ha composto tutti i suoi album. Inoltre, all'interno, gli artisti più talentuosi sotto l'ala di Daddy ti sfideranno al ritmo di musica. Purtroppo dovrai aspettare per metterti la prova, dato che la palestra è chiusa, ma c'è una bella sorpresa. In vista dell'evento di domani, Daddy ha organizzato un buffet per tutta la città, tutto gratis per aggiunta. Che ragazzo d'oro, in tutti i sensi.
Non potrò vederti all'opera e fare tipo per te, ma una scopacciata me la faccio più che volentieri. Dai, entriamo. Benvenuti. Questo buffet è stato organizzato su gentile concessione dal signor Daddy per sponsorizzare il suo nuovo singolo in uscita domani. Seguitemi pure e ricordate che tutto, che il tutto è gratuito. Quel QR code fa qualcosa? Ma guarda che bella tavolata. Se non ti dispiace mi butto sul cibo, Frusfitz. Non posso andare. Fatemi uscire. Fai il getto Pokémon io. Vediamo, benvenuto. Se il QR code very low insta è molto probabile, ha senso. Le canzoni di Eddie possono spaziare da quelle meno impegnate a quelle più profonde. È per questo che riesce a soddisfare i gusti di tutto il suo pubblico. A quanto vorrei tornare all'epoca di 8-bit, quella sì che era musica. Che lipster. Wow, questi dolcetti sembrano squisiti, gnam! Ragazzi, dovete provare questo bignè, sono dannatamente buoni. Wow. Mi scusi, l'organizzazione non prevede alcun dessert. Ci sarà stato un cambio di programma? E sia, dal momento che sono già in tavola potete servirvi liberamente. E vai, dessert! Miam, che bontà! C'est magnifique! No, se sono poppati tutti! Signore, ci dispiace davvero che siete rimasti a bocca asciutta. Vi prego di accettare questo come gesto di scusa. Ma caramella rava, vabbè. Scusi ancora per l'inconveniente. Uff, quei pasticcini sembrano deliziosi. Vabbè, Frostfitz, è il momento di andare. Ok. Ah, che mangiata. Peccato per il dessert, ma alla fine poco importa. Frostfitz, devi essere stanca dopo questa lunga giornata. Che fatica la vita d'allenatore, eh. Conosco giusto un posto in cui potrai riposare quanto vuoi, vieni. Certo Pokémon? E questo è stato un tocco di classe, è quello che ha detto lui. Questa volta ho doppiato giusto. Non mi piace molto la scelta di stile di mettere graffiti a caso. Dovrebbe essere in un posto giusto i graffiti, non sulle finestre, letteralmente. Sai che rottura di cazzo, vivere lì c'è le finestre che ti vengono graffittate. No, è 100 Pokémon! È 100 Pokémon! Ecco qui Frostfitz. Questa modesta casetta è tutta per te e i tuoi Pokémon. Fai come se fosse casa tua. Non fare complimenti. Spaparanzati pure su quel lettone. Io ora devo proprio andare. Voglio essere in forza per domani. Consiglio anche a te di fare una bella dormita. Ma se vuoi andare ancora un po' in giro, fa pure. In ogni caso sogni d'oro. E giuro che questo non è una battuta su Daddy. Ok. Ok, mi posso riposare. L'importante è che mi sono curato, dai. È il gran giorno dell'evento di World's Daddy, meglio dirigersi verso il palco. Non voglio, non voglio. Fatemi salvare la sicurezza. Non voglio. Sapete cosa voglio fare? Voglio entrare nel centro Pokémon. Vediamo se c'è qualcuno che mi dice qualcosa di interessante. È proprio vero che gli artisti migliori sono quelli dal passato travagliato. Ok. C'è una singola persona, davvero? Vendi qualcosa di interessante? Vende le Ultra Ball, le cura totale adesso. Per il momento non compro niente. Gian Andrea ha detto in una live di Sadonia che non sa rottare a comando. Gavel, come ci sente ad avere un'abilità che manca un doppiatore? Vuol dire che palesemente avrei fatto un migliore lavoro come Miles Morales in Spider-Man. Mi sembra ovvia come cosa. Qua non c'è bisogno di fare niente. Mi sembra automaticamente di essere Lemon Succo, ok. Un candidato migliore a fare quel ruolo, no? Allora, si va qua. Prima di andare avanti, prima di fare altre cose, di fare la palestra. E a questo punto mi sa che ce la lasciamo per la prossima volta. Fatemi finire almeno di fare questo percorso qua. Neanche il prossimo, questo qua devo ancora finire.
Inoltre ho detto che i ruti vengono doppiati da Chiara a volte. Nice. Yeah! Posso prendere... No! Uno spazio! Uno spazio! Ok. Oh, pipì su. Nice. Oh, ok, possiamo entrare qua dentro. Cosa c'è qua dentro adesso? Che sono curioso. Ah, ci sono un oggetto, vabbè. Voglio comunque vederlo. Oh, vai. Chiari sa fare comando. Io ho sempre saputo fare comando, non so perché. Bailiff? Ok. Ok, ok, ok. Ok. Faximax, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi e la piuma di legno. Salve signor Gav, sono felice di essermi abbonato sul suo canale. Grazie. Grazie mille. Chiara ha detto Ralph Acid. Oh, ma Electabuzz è il Pokémon del secolo ormai. Posso utilizzarlo per tutto. Utilizzo Arrok perché funziona anche Arrok. Però porca vacca. È un'abilità per pochi prescelti. Poi non so. Profumino, incredibile. La mossa più forte del gioco. L'ho sempre trovato inutile Profumino come mossa. To, easy. È un solo Pokémon, tra l'altro. C'è questo nemico qua che vado ad incontrare. Dopo che ho sconfitto l'intero treno, devo per forza tornare indietro per andarlo a incontrare. Ha comunque un singolo Pokémon di livello più basso del tipo che aveva il Buffalant. Boh. Boh. Come funziona la vita? Non lo so. È stata selezionata la tua nascita per ottenere questa sublime abilità. Di sicuro funziona così. Ecco, percorso 8. Posso proprio partire dal percorso 8 in cima? Nice. Ok, posso tornare proprio in cima. Così posso sconfiggere i nemici. E voglio anche esplorare il percorso per bene almeno. L'unica utilità l'aveva in senza gen con le orde di Pokémon. Ah sì, perché le chiamava. È vero. Però poi non hanno levate. Il caso sarà rotta a comando? Credo di sì. Credo di sì, se non sbaglio sì. Guarda fuoco, no! Beh, se lo usa in combo con mosse che fanno un capo sicuro, tipo per Forcon è utile. Sì, però per riuscire a fare la tua mossa lì. Cioè, è comunque meno utile rispetto a aumentare la tua stessa precisione e poi spammare sull'intero team dell'avversario per Forcon, no? Così può avere soltanto il singolo Pokémon, non è neanche il massimo. Ok. Easy. Finché i nemici hanno di nuovo Pokémon al 40. Come quel cazzo di bufala. Va bene. Oh no, giusto. Siete pronti a un combattimento con i Pokémon a livello 50? Sì, 50 a questo punto saranno. Metto davanti Shulong, va bene, perché ci avrà Kecleon. E poi per l'altro utilizziamo Rexquiem. Vediamo. Salva. Ups. No. Ma i Pokémon di livello più basso rispetto alla scorsa volta. Ma come cazzo funziona sta roba? Perché i Pokémon di livello più basso? Ma che significa? Ha dato sostituto. Assunto tipo normale, buon per te. Sei comunque di tipo drago? No, non sei più di tipo drago. Adesso sei di tipo drago. Umbratigli, aia. Buono. Ora sconfitto, bene. Ma porca va! Fammelo uccidere! Ma di livello più basso, altre 40 volte 46. Vabbè, faccio miau così. Ormai faccio miau così.
Perché? È strano, non capisco, non capisco. Non capisco, brutto colpo, non serviva. Vabbè. Vuoi cambiare Pokémon? No! Così non lo sconfiggo neanche. Lo sapevo! Siete da baba, mi dovrei abituare, mi dispiace, mi dispiace. Ok. Quanti punti esperienza mi dà? Abbastanza. Se fossero... Con il fatto che Kek non è già evoluto al massimo tecnicamente. Caramella rara, caramella rara, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'è una casa qua. Se dovrei... Dovrei anche salvare ora. Dovrei anche salvare ora. Vai. Per evitare che crashi tutto e esploda ogni cosa. Facciamo in questo modo qua. Vai. Ne vedi domani ancora la barba? No. Vuole lottare? Oh no, vuole lottare. Trapinch? Ok. E da vampata. Dovrebbe fare danni. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Ma in quello di dopomani sì. Quello di dopomani c'ho la barba. Quello di domani no, quello di dopodomani sì. Il bravo è già drago? Sì, credo di sì. Già drago, perfetto. Crassol. Chi è Crassol? Lo conosco? Sì, infatti, ok, Crassol è lui, ok. Lo conosco, lo conosco. Vabbè, mi trovo vampato. Ok. Confonderei un sacco di persone. Oddio, spero di no, è facilissimo da capire. Ok. Nel video di domani me la sono tagliata perché l'ho registrato oggi. In quello di dopodomani non l'ho tagliata perché l'ho registrato assieme al vecchio video di All Night. Mi sembra ovvissimo. Saranno comunque commenti a gente che dice: ah, wow, siamo tanti nel passato. Incredibile, un pezzo, una pazzia. Però vabbè, quello ci sta. Ah, qua potevo curarmi? Ah, non posso curarmi? Nice. Hai una barba parrucca? Se volete posso mettermi la mascherina. Se metto la mascherina notate il fatto che non ho più la barba. È una soluzione. Fuck. Do it. Facci vedere. Facci vedere. Sono io con la mascherina e basta. Era kid. L'ho fatto! Vai! Lo posso di livello, Shulong. Ma sei in casa, non serve. No, non serve per mettermi la mascherina per proteggermi. Serve mettermi la mascherina per non far vedere che non ho più la barba. Perché è brutto colpo senza sempre tardi? Senti, sempre tardi. Sempre nel momento sbagliato. Wisteract. Wisteract è debole a spettro, se non sbaglio, no? Spettro è... No, non buio. È debole a suono. Non ho nessuno con mosse di tipo suono. È debole all'acciaio, non c'ho mosse tipo acciaio. Quindi non c'è niente di super efficace, purtroppo. Posso andare di Wisteract, però è un rischio.
Arok. Il vero motivo per cui siamo alla screena. Infatti è al 39. Scintilla. Se lo paralizza è buono, se no è un po' un peccato. Sarebbe stato meglio Trespolo. No, acrobazia volevo dire. Non ha funzionato. Non ti aumentare statistiche. Ok, per fortuna. A me non me l'ha mai fatto se lo faceva lui. Infatti è meglio acrobazia. Ok, è morto. Easy win. Va bene. Perché non usare il pollo fritto che è per 4? Perché? Folletto è resistente a buio, no? Se non ricordo male, folletto è resistente a buio. Oh. Non è un amo buono? Come può costare un pescatore allora? Facciamo così, se mi fai vedere un Kidun bello grosso ne darò uno. Non ho ancora mai pescato in questo gioco qua, non me ne frega nulla. Baccalogan. Ok, qua ci ricolleghiamo sopra, va benissimo. Ha! Andiamo di nuovo davanti a Shulong. Lui forse l'ho già combattuto. Sì, l'ho già combattuto. Ok. Niente Pokémon selvatici. Ne ho già combattuto, vero? Sì. E tutto il resto invece non li ho combattuti. Ah, qua lo incontro. Qua lo incontro. Ah, Vroombug al 31. Ma non si evolve Vroombug? Voglio vedere l'evoluzione di Vroombug. Ok. Per una volta riesco a scappare da un Vroombug. Combattimi. Stefania con la PH. Ledian. Fuoco e volante, no? Hanno quasi finito Silksong, sono entrati in base in fase di bug fix e rifinatura. Sì, comunque non ci aspettavamo. Ci sta, sono contento comunque che sia così. Nice. Non può vedere tutti i Pokémon nuovi se non peschi. L'incontro dai nemici, l'incontro dai nemici. Non li catturo, ma li vedo dai nemici. Chic Ball. Ok. Aspetta, c'è qualcosa. Yeah boy. Precisione X. Non è il miglior oggetto X, però lo accetto, va bene. Vai. Piuttosto che pescare, sì certo. Massimo combattimi. Excalibold. Era roccia folletto. Quindi va bene acqua. Non puoi vedere il loro backsprite allora. C'è un sacco di Pokémon che ha catturato e non ho mai visto il backsprite. Ma comunque bene. Fuck, non basta? No. Scavroom? È una motocicletta. Non mi fai impazzire. Ma bocca vacca. No. È fighissimo. Non mi piace molto. Preferisco altro insetto. Preferisco Punchbag, l'evoluzione finale. Si troppo moto poco Pokémon, esatto, quello è il mio problema. S-
Scrub Room. È soltanto una moto, non ci vedo molto il Pokémon. È solo una moto. Ercurcules, quello lì, sì. Cos'è, hanno finito le idee? Adesso cosa fanno i Pokémon moto? Zap! Per me è così tamaro che fa il giro diventa bello. No, a me no, a me no. C'ha pure le fiamme sopra. Ha pure le fiamme sui lati. Vabbè. Sconfitto. È arrivato il momento di mettersi a dieta. What? Quanto cazzo mi danno surf? Surf o taglio, voglio uno dei due. Ti prego. Ma in realtà ci sta. Non lo so. Lo sapete che i Pokémon che per me sono, hanno un'ispirazione fin troppo evidente, non mi piacciono. Quello lì che cosa ho ispirato è, mi è ispirato in Harley Davidson. Quanto evidente? Troppo. Cioè non mi piacciono i Pokémon fatti così, purtroppo. Vroombug lo preferisco. Vroombug è carino, perché è un Pokémon su una ruota. Capisci che deve essere tipo un qualche tipo di veicolo, ma non è subito evidente quale dovrebbe essere. Cosa succede di un insetto da una ruota? Non lo so. Non è stato che diventasse letteralmente una moto. Vota Vroombug evoluzione. Lo faremo quando faremo il valuto tutti i Pokémon di Xenoverse. Bene, appena abbiamo finito il gioco lo facciamo, dai. Trampal 40, salve Trampal 40. Lui mi piace poco come Pokémon, davvero poco. Trago Pulsar. Dai che sei bulky, dai che sei bulky. L'ultima Evo è un Most Attack alto 4 metri. Non so se c'è un'ultima Evo, mi sa che è l'evoluzione finale quella lì. No dai, carino. Drampa a me non piace per niente. Ha la barba. Non mi piacciono i Pokémon con la barba e con i capelli evidenti. Ok. Buono. Cioè c'ha il pizzetto, i baffi e c'ha i capelli. Letteralmente i capelli. Non mi piace a me nei Pokémon. Ok. Cos'è? Ok. Quello che ti volevo dire dopo la live. Oh, qua c'è un altro passaggio? Ah no, qua si conclude la strada. Ma carino, c'era anche questa strada qua. Ah, Rock davanti, va bene. Secondo me volevi un Transformer mega pompato in stile Buzzwall. Non so come potevi farlo, perché mi piace l'idea della ruota. Era più bello rispetto a Roly Coly di sicuro, però non saprei. Non saprei come farlo evolvere. Tipo Roly Coly all'evoluzione finale perde completamente l'estetica della ruota. Lui forse doveva farlo anche lui forse. Però sarebbe stato un peccato perdere completamente la ruota. Brutto colpo a caso, ok. Oggi ho quanti brutti colpi infiniti. Credo l'avrei sfruttato comunque, però. Buono. Sprizzalampo! Sprizzalampo. Lui dovrebbe essere l'attacco fisico, infatti. Lui se non ricordo male l'attacco fisico, quindi va bene, sprizzalampo. Subisce danni indoccato a colpo. Va bene, dai. Ci sta. Rosarade. Va sempre bene lui. L'idea della ruota si pensa alla palla dello stercuraio. Infatti ci sta bene, perché può fare anche pensare a quello. Non è così impensabile come cosa. Sì, ma prendo il contraccolpo. Lo so che prendo il contraccolpo, ma va bene. Ci sta. Sono abituato ad avere i piccioni del gioco con Baldiale, quindi che abbia sprezzalampi va comunque bene. Ma il rollicoglio della ruota non era così evidente. Parecchio evidente. Si evolve letteralmente in un carretto con quattro ruote, quindi più evidente di così è difficile. Chi era Roly Coly? Roly Coly era il carretto da miniera di ottava generazione. Secondo me hanno finito l'idea.
C'è niente qua dietro? Satu, chi ti vuole? Sei un po' come di vecchia generazione, non me ne frega nulla. Perché non posso scendere? C'è dell'erba palesemente lì, vabbè. Ok, qua abbiamo finito ormai. Percorso fatto. Possiamo secondo andare contro la città, vedere se c'è qualcuno, se c'è qualcosa di interessante. Posso volare via? Perché sto combattendo e facendo sta roba? Posso volare via? Via. Ho l'abilità di farlo ormai, non devo più rimanere bloccato in queste cose. Di cui dopo controllo il QR code. No. 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 Io aspetto il Pokémon Game Boy. Beh, c'è... c'è Porygon. Non è il Pokémon Game Boy, ma è il Pokémon Poligono. Che adesso un po'... Con il fatto che è diventato 3D, Porygon, per quanto sia il Pokémon più sensato in 3D, è anche quello che ha perso di più. Perché l'idea generale di Porygon è appunto fare un Pokémon in pixel art, o comunque disegnato, che dovrebbe rappresentare un Pokémon 3D. Sarebbe quasi carino adesso fare il contrario, fare un'altra forma di Porygon e fare la 2D. Sarebbe strano vederla all'interno del gioco 2D, però... sarebbe il concetto di Porygon applicato al contrario in un gioco nuovo, mi piacerebbe. Ho perso il mio occhiale l'ultimo grido mentre sfacciavo su e giù per la città. Buon per te. E ti devo dire. Immagina un Porygon 2D che cammina in Overworld. Non lo so, o in 2D disegnato o pixelato, qualcosa... Porygon VR, come cazzo fai Porygon VR? La musica di quel giovanotto mi fa proprio tornare nel fiore degli anni, yo! Ok. Non posso andare nessuno a casa. Quanto ci mette questo autobus? Credo proprio che la breakdance non faccia per me. No, non così maledetto zuccone. Uno, due, uno, due, e poi tre. Qui c'è solo spazzatura. Ok. La porta sembrerebbe chiusa a chiave. Fuck. Porygon Real Engine. Potresti fare anche uno shading differente come Pokémon, prendendo di nuovo particolare diverso. Tipo un Pokémon. Sarebbe stato farlo iperrealistico. Però mi piacerebbe come idea farlo iperrealistico. Non lo faranno mai quello. Quello di sicuro non lo faranno mai. A questa città manca solo un bello skate park per essere perfetta. Se proprio non vuoi farlo in pixel art, puoi farlo in voxel, forse. Voxel invece che pixel art, non lo so. Mi piacerebbe renderlo un pochino più unico, Porygon, di nuovo. Vuoto, oh ok. E l'avevo modificato, yes. Non ho un gran senso di orientamento, ma i murales mi danno una mano a non perdermi. Sure, vabbè. Questa è una roulotte. La porta sembrerebbe chiusa a chiave, ma cosa? Ma perché tocca sempre a me buttare l'immondizia? Non dimmi che finché non faccio l'evento non posso andare avanti. Una mega, ci sono le mega in questo gioco? Lo streetwear esposto in vetrina è davvero figo. Peccato solo che costa uno sfacelo. Posso entrare? Ok, non posso. Posso al massimo parlare con la gente fuori. Parliamo con la gente fuori. Non voglio fare l'evento. E tu lo segui Daddy su Instagram? No. Radici energie. Qui ci sono spazzature. È chiusa. C'è gente amica, ma qui non si entra. Siamo lavorando a roba inedita. Ok. Poi con fatti stop motion. No, perché se vai troppo fuori, secondo me perde un pochino anche del senso. Perché comunque è collegato a quello che era nei videogiochi, a tecnologia dell'epoca, eccetera, eccetera. Oh. Ho deciso che andrò a correre tutti i giorni d'ora in poi. Vedrai che figurino quest'estate. Certo. La gente bigotta crede che Murales sia una roba da vandali, ma non è affatto così. Qui a Leopoli lasciare un graffito su un edificio è come lasciare una traccia di sé in una città. Sì, ma non farlo sui vetri, le finestre. Che poi la finestra non funziona più come finestra. Revitalizzante Max, nice. Qualcuno l'ha buttato perché? Voleva che il suo Pokémon morisse? Apprezzo la decisione, ci sta. Alle stelle si giunge attraverso aspri sentieri. E queste sull'asfalto sono il simbolo degli sforzi di Daddy.
Ok. Sure. Questa è chiusa a chiave, ok. Ti consiglio di entrare in questo torrone parcheggio. Per il momento non posso farlo. C'ho interagito, ma non posso. Fino a che non faccio l'evento della palestra, non posso farlo. Aeroporto Samuel Oak. What? Sono scelenti, ma non è possibile accedere all'aeroporto senza medaglia a ritmo. Va bene. Dovessimo avere qualche sicurezza che la prossima palestra è di tipo suono. Non posso passare. Io non posso fare nient'altro qua. Ho appena controllato, Eddie ha veramente un Instagram. Probabilmente il tappeto porta a quello. Il tappeto porta a quello. Ah, ci sta. Scavalca il muro, no, non posso. È contro la legge. Solo che ormai sono le 11, non credo di voler fare l'evento questo qua, appunto. Mi sa che non possiamo fare niente adesso. Vabbè. Oggi fai anche la palestra. No, oggi no. Sono le 11. Troppo tardi. La mia bicicletta. Parapapapaparapapa. Immagina gente normale che per prendere l'aereo deve per forza battere la palestra. Infatti. Immagini il casino. Non è molto buono per il turismo, credo. No, strumenti. Dov'è che c'è la grande perla? La grande pepita. No, no, non la calmanella. Ok, gran pepita. 30.000, va bene. Ok. Pepita. Voglio vendere 7. Grande perla. 11.000. Ok, cosa succede? Non capisco. Perla. Vendi 2. Ok, non so cosa stia succedendo. Non faccio domande, va benissimo così. Salviamo per sicurezza ora. Salva, ho cliccato male. Quindi a questo punto qua ci manca soltanto da far evolvere Eevee. Appena finiamo la palestra potremo far evolvere Eevee, quindi forse. Ma totale come team in realtà non è male. Mancherebbe un po' come tipo l'erba. L'erba ne sento abbastanza la mancanza. E anche un po' del tipo lotta sento la mancanza. E il suono anche. Sono quelli che mi manca maggiormente al momento attuale. Perché per il resto abbiamo un'ottima coverage, secondo me. Abbiamo acqua, drago, volante elettro, fuoco, terra buio, normale ghiaccio, folletto spettro. Folletto spettro mi piace un sacco come tipo. Come acqua, drago mi piace un sacco. L'unico che al momento attuale non sono convinto è l'Ectabuzz, che è fuoco puro. Non lo so. È Axelonite? No. Posso di nuovo controllare l'inventario, ma non ce l'ho. Però mossa lotta. Lo so che è mossa lotta, però non è che sia al massimo. È soltanto mossa lotta. Preferirei avere il tipo anche. Non ce l'ho Axelonite. Posso mettere il peperone. Se sostituissi Electabuzz con il peperone funzionerebbe. Quello sto pensando da un pochino di tempo. Se a far salire di livello Scoville, mettere Scoville. Scoville. Quello che è. Non so. Però devi far livellare. Lo devo far livellare, però è fattibile comunque qualcosa. A livello 35 è facile portarlo, credo. Facile. Ci vuole un po', ma ci riesci. Io poi spero che la prossima volta mi dia un taglio o surf. Credo mi daranno taglio a questo punto. Se ne torni dovrebbe essere spawnato qualcosa tipo Xenolite o Buck Eden. No, sono pure tornato in quelle zone lì, ma non ho mai compasso niente.
Sono pure tornato apposta per vedere se c'è la xenolite, ma non c'è niente. La xenolite non è lo strumento che ha di base la pre-evoluzione di Electabuzz. Il mio non ce l'avevano. Con lotta c'è anche Kung Fu che è l'evoluzione di Yemin. Sì, però non mi spiega niente Kung Fu. Credo anche lui sia soltanto di tipo lotta, no? No. È puro lotta, se non sbaglio. Non me lo dice, che palle. Forse è normale lotta, credo, non lo so. Non so, per il momento Scoville se è quello più probabile di essere aggiunto nel team. Perché in ogni caso, anche per i Pokémon che ho al momento attuale, devo fare spazio per qualcuno. Perché non ci sta Eevee. Posso switchare costantemente con Eevee per qualcun altro, però mi servirebbe spazio anche per Eevee. Però anche Eevee è tanto puro suono, non lo so. Ci devo pensare. Non lo so, ci devo pensare. Vabbè. Salvo di nuovo per sicurezza. Basta. Prossima volta non credo di fare niente, perché tanto non c'ho troppo da fare per la prossima volta. Bene. Eccoci qua. Io e voi. Nel silenzio che ora non è più silenzio. A chi vogliamo fare un raid per concludere? Sabaku? Sabaku non lo facciamo da un po' di tempo, è vero? Hai visto che ti stavo stando? Credo Frozen, no? Mi ha fatto un raid, quindi credo Frozen. Facciamo Sabaku, dai. Sto giocando a Demon Souls. Va bene, gente, vado ad editare il video di Reddit per domani. Scusate il colpo, lo shock incredibile del fatto che non ho più la barba. E basta, la prossima volta faremo sesta palestra a questo punto qua. Buona...